Buonasera, bentrovati a Campionato dei Campioni. Chi sarà l'allenatore del Milan? Andrà in porto la trattativa tra gli indonesiani e l'Inter e poi tutto sul mercato della Juventus. Cercheremo di darvi risposta a queste domande nel corso di questa nostra diretta fino alle 23:30. Andiamo subito con la presentazione dei nostri ospiti. Buonasera, ben ritrovato Giancarlo Besana di giovedì. Sì, eccezionalmente nel salotto buono del giovedì. Ho detto ci rivediamo domenica, invece sei... Ho anticipato i tempi, verrò anche domenica, insomma, abituatevi alla mia presenza. Non lo so, vediamo, buonasera, dipende da come ti comporterai questa sera. Buonasera a tutti, a Stefano in particolare. A Stefano in particolare. Parleremo anche di Serie B nel corso di questa nostra diretta, perché abbiamo qui il direttore sportivo del Varese Calcio, Mauro Milanese, nonché ex giocatore dell'Inter. Ciao Mauro, ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti. Parleremo con lui anche di mercato, gli chiederemo qualche commento anche su come si stanno muovendo le squadre in Serie A, perché no, sulla sua vecchia squadra, ovvero l'Inter. Come si sta muovendo invece il Milan sul mercato, ancora fermo, ma come si sta muovendo per quanto riguarda il discorso allenatore? Alessandro Iacoboni, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Ti aspetti delle novità già questa sera sul fronte Viaturati? Assolutamente perché sì. Perché oggi Gagliani aspettava Allegri, ma Allegri non si è presentato. Io ho una mezza idea di dove si incontreranno invece più tardi. Sì? Ce lo dirai. È sul menù che non si mettono d'accordo. Ben ritrovato anche a Fulvio Collovati. Ciao Fulvio. Ciao, buonasera a voi. Ci dirà tutto sul fronte calciomercato e non solo. Niccolò Schilla. Ciao Niccolò, buonasera, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Fra l'altro anche sul Varese c'è qualche novità interessante. Adesso insegna il gatto a rampicare. Tu non lo sa lui. Allora facciamo così. Insegna il gatto a rampicare. Sei qui Mauro, ma lui dice... Facciamo così. Intanto ciao Jessica, ben ritrovata. Buonasera Stefano, buonasera ai nostri amici. Ricordiamo i contatti per scriverci, perché se ci sono dei tifosi del Varese che naturalmente hanno saputo nel corso del pomeriggio e della presenza di Mauro Milanese qui, possono scriverci dove? Al numero 336-746-384 o sulla pagina Facebook Campionato dei Campioni Odeon TV o sul sito calcissimo.com. Notizia importante che riguarda le panchine ufficiale: Andrea Mandorlini resta sulla panchina dell'Hellas Verona. Notizia ufficiale. Niccolò, ci volevi dire qualcosa invece sul Varese? Sì, perché per il Varese, insomma, poi uno dei nodi da sciogliere riguarderà l'allenatore, perché comunque difficilmente rimarrà Andrea Agostinelli, che comunque era arrivato in corsa al posto di Castori. Ha pagato un finale di stagione un po' tribolato con la squadra che è arrivata un po' con... Sulle gambe, proprio dall'ultima giornata perdendo 2-0 a Brescia, ha perso l'accesso ai playoff dopo che probabilmente per tutta la stagione è stata fra le prime sei. E c'è un sogno Zdenek Zeman per la panchina del Varese. Chiediamo subito. C'è stata una telefonata fra il direttore Mauro. Guarda che c'è diavolo, ce l'abbiamo qua. Guarda che c'è qui Milanese. Anzi, questo fatto che proprio tu hai parlato di Zeman, lui sa tutto, sa tutto, probabilmente anticipa anche le vostre scelte. Però la storia di Zeman ci affascina, per cui ci puoi dire Mauro se corrisponde a verità, se è un sogno, se c'è qualche contatto. No, io ho fatto una battuta a un giornalista che aveva chiesto e ho detto forse per Varese che ogni anno ci riproponiamo giocatori diversi, perché comunque i più bravi giustamente vanno a fare carriera o trovano sistemazioni migliori, ingaggi migliori. Magari un attore su cui puntare, ringiovanendo la squadra, bravo, preparato, ma era una battuta, perché sappiamo un po' anche che quanto guadagna la Roma. Per noi non è accessibile neanche un quarto, un quinto del suo stipendio. Rimane un sogno. No, però era l'idea per dire, se vogliamo uno spirito Varese, una squadra aggressiva che gioca all'attacco e valorizzi i giovani, e che poi li faccia andare uno tipo Zeman, va bene. Preso ai tempi di Foggia, di Pescara, come eravate noi, poteva essere Zeman oggi. Alla Roma, infatti, è il più grosso errore che ci poteva essere. Invece, quelle piazze che posso, con tutto il rispetto, di seconda dimensione, tipo Varese, Pescara, va benissimo, perché tu guarda i giocatori che avevano valorizzato a Pescara, da Verratti, Insigne, Immobile, davanti a Torino e Sampdoria non sarebbe mai arrivato senza alcun allenatore. Quindi è stato un rischio calcolato, ben indovinato, che ha prodotto anche casse in bilancio. Ma magari promozione. Cercare un nuovo Sannino, no? C'è un nuovo Sannino. E anche lui mi sa che adesso c'ha il gaggio. Un nuovo Sannino, uno pseudo Sannino. Anche Sannino, secondo me, è un attore molto bravo. Però, Niccolò, ci sono diverse idee che circolano. Una delle quali, anche qui parliamo però di un tecnico importante che negli ultimi anni ha fatto la Serie A in maniera importante, Serse Cosmi, che comunque Mauro Milanese ha avuto. Bravo. Quando era giocatore a Perugia, vero. E insomma spesso è andato a vedere il Varese quando era senza squadra. Cioè, per in soldoni, Mauro, il Varese che tipo di profilo cerca come allenatore? Uno giovane, uno magari un po' più esperto? Ma noi dobbiamo fare una scelta, secondo me, giusta. Non dobbiamo fare due scommesse. Se
abbiamo l'obbligo di ringiovanire, puntare su qualche giovane primavera e rifare delle scommesse come abbiamo fatto per poi vendere i vari De Luca. Quest'anno da primavera ha giocato 20 partite titolari sia Fiammozzi con 93 sia Lazzar con 92. Ci sono dei ritorni dalla primavera di Mangia e altre primavere che hanno fatto il finale playoff. Dobbiamo avere, secondo me, il profilo di un attore un po' più collaudato. Se invece magari una squadra, non so, tipo Brescia, davanti c'ha Corvia, Caracciolo, Budri in mezzo che è esperto, una squadra già collaudata, si potrebbe anche rischiare un profilo quindi giovane. Ci state ancora pensando. Però c'è stato ieri il CDA, il Consiglio di Amministrazione, si è riunito, vediamo se qualche socio entra. Poi si parla a seconda di un nuovo socio col 10%? Sì, no, forse lo sponsor nostro in euro, Nicola Laurenza, forse sarà interessato addirittura a entrare con 10%. La società non farci solo da sponsor e magari sarebbe un altro piccolo, non risolverebbe i problemi, un altro piccolo apporto, tanto noi viviamo di tante piccole cose, tante piccole gocce, tante quindi poi questi 3-4 giorni, questa settimana, vedremo un po' il budget, però di solito siamo abituati a cercare di fare le cose bene, autofinanziandoci senza andare oltre il rischio di portare poi i libri a giugno in tribunale. Ma dovrebbero, adesso, non è che lo dico perché sei qua tu, ma tutte le squadre, non solo in Serie A, ma anche maggiormente quelle in Serie B, devono ragionare in quell'ottica lì, È chiaro che non puoi pretendere che il tifoso del Milan, dell'Inter, della Juve possa ragionare in termini di bilancio. Eppure questo discorso stenta a entrare anche nelle teste di dirigenti esperti. Ma tu guarda il Borussia Dortmund, è l'esempio. Tutti dicono, bisogna spendere, Sì, gli sceicchi spendono. No. Il Borussia Dortmund è l'esempio, non il Bayern di Monaco. Sì, perché il Bayern di Monaco spende, quanto spende Nicolò? 200 milioni di euro all'anno. Il Borussia Dortmund è l'esempio di come va condotta la società, perché poi alla fine in Champions ci sei arrivato. Sì, no, io stavo volando più basso. Pensavo questo discorso non viene spesso recepito di saggezza, nel senso che vedo anche, conosco bene la realtà, per esempio, della Lega Pro, no? Perché la seguo da sempre, e ci sono squadre, non faccio nomi, che sono arrivate anche ai play-off, che hanno dei bilanci spaventosi, perché 3-4 giocatori da soli, con i loro ingaggi, costano come, non so, altre squadre complessivamente. Cioè, c'è poca attenzione a questo livello economico, cosa che mi pare di poter escludere, non perché qui c'è Mauro, ma per il Varese. Queste sono realtà. Noi abbiamo cambiato attente. Sannino, 8 titolari della squadra, l'anno scorso Maran e altri 8 titolari della squadra, che ha poi perso la finale playoff contro la Sampdoria sfrando a Serie A. Anche per Varese sarebbe stato più facile confermare quelli lì, aggiungerne due, però il Varese, insomma, l'anno si appresta politica a disputare il quarto campionato di Serie B, no? Nella prossima stagione. Sempre protagonista. Due playoff fatti e per il terzo anno, vediamo anche la classifica. Ma guarda che non è sbagliata quest'ottica qua, perché tu sai benissimo che nel momento in cui raggiungi, perché è la tua esperienza di giocatore. Di soli due punti, no? Avete mancato. No, purtroppo siamo stati 40 partite su 42 playoff, siamo scivolati una volta dietro il Brescia, poi per fatto l'ultima partita è stato, abbiamo pareggiato a Grosseto, già vinta, che era 2-0 con il loro retrocesso, e quindi ci è costato quei due punti che poi a Brescia, pur perdendo. Paolo, ti dicevo che la tua esperienza di giocatore che ti fa ragionare in questo modo, perché tu arrivi ai play-off, cioè il rischio di venire in Serie A con una squadra che poi stravolgi l'anno successivo. Questo perché? Perché ragioni da calciatore, perché sai benissimo che ci possono essere meno stimoli il prossimo anno, cioè alcuni giocatori non rendono come magari hanno reso in quella stagione, per cui è giusto invece rivitalizzare. Per me è un cambiamento di motivazioni, è chiaro che un direttore sportivo si sente anche più sicuro magari restando magari allenatori bravi come Sannino, Maran, o tenendosi i De Luca, i Kurtic, i Terlizzi, però No, secondo me non bisogna avere paura di cambiare, perché comunque cambiano le motivazioni. Restando nella stessa piazza, gli stessi giocatori non rimangono volentieri nel stesso posto due anni e comunque hanno esigenze diverse di guadagnare di più e perderebbero un po' di motivazione. Bisogna avere il coraggio di cambiare. Poi chi ha un progetto serio che riesce magari a contentarli economicamente, a farli rimanere, raggiungere, meglio per loro, però sarà i problemi del Palermo, il prossimo anno dello Spezia, che ha dei capitali. Ma voi attingete il vivaio prevalentemente? O avete un occhio, per esempio, per le categorie inferiori anche? Beh, da Montepulciano abbiamo presi dall'Alessandria, dalla C, De Luca. Noi prendiamo quei giocatori che l'anno prima di solito hanno fallito, che devono rilanciarsi, che sono nel momento che
hanno un valore, però magari l'ultimo anno per X motivi è andata bene, o perché non sono trovati con la Toro, o perché erano scadenza e non li facevano giocare, ma che però hanno la motivazione di rilanciarsi per tornare ai loro livelli, e facendo così fortunatamente abbiamo sempre trovato un gruppo che aveva fame. Poi, perché da Monte l'avevo visto anch'io, per dire, no? Poi, quando col Monte eravamo andati a giocare Alessandria, si vedeva, era chiarissimo che era un giocatore di talento. Io mi stupivo che fosse anche ancora Bastianoni lì. Dal Carpi. Bastianoni al Carpi della C1. Non conoscevo Bastianoni. Abbiamo preso Grillo, che ha fatto due presenze del CSKA di Sofia, e poi adesso abbiamo venduto in Ana, Darevic. Quindi non è vero che... E Neto arrivano dall'interregionale, e quindi... cerchiamo di fare anche quindi qualche non si guarda, qualcuno dice non si guarda nelle categorie inferiori, non è vero, perché i manager giusti guardano come alle categorie inferiori. Tra l'altro, Mauro, noi siamo contenti di averti qui con noi, ti abbiamo corteggiato a lungo, ma devi essere contento anche tu, perché la nostra trasmissione porta davvero molto bene. Siamo un po' un centro di collocamento, no Fulvio? Sì, perché abbiamo trovato la panchina a Egidio di Notari Stefano, tecnico che è diventato allenatore. E sono Scanziani che non riusciamo a mettere la panchina. No, assolutamente. Alessio Tacchinardi oggi è diventato allenatore della Pergolettese, e udite udite, Cristiano Giaretta, ex direttore sportivo della Novara, oggi è ufficialmente il direttore sportivo dell'Udinese, quindi magari portiamo bene, ti ritroveremo magari presto in Serie A, Mauro. Pubblicità. Allora verrò più spesso. Ci contiamo, pubblicità, ci vediamo tra poco. Però abbiamo una sorpresa per te, perché abbiamo una Facchini oggi in studio, Jessica Facchini. Complimenti, bel cognome. Bel cognome, va bene. Jessica, leggiamo cosa scrivono a casa, ci scrivono i tifosi del Varese. Sì, su Calcissimo ci scrivono: il Varese ha giocatori interessanti ma manca di esperienza, servirebbe qualcuno di esperienza per fare il salto. Poi? C'è una domanda. E poi ci chiedono se secondo voi il Brescia può tornare in Serie A, e se torna chi ha nel mirino, Daniele. Questa domanda risponde quest'anno no. Bisognerà vedere chi sarà l'allenatore del Brescia, perché comunque Calore ha avuto qualche contatto anche col Siena, ma i Freddi l'avrebbe confermato, invece Gino Corioni ha chiesto 10 giorni, che sono diventati 7 nel frattempo, perché ha dichiarato tutto ciò lunedì, di tempo per decidere il da farsi. Marco Giampaolo è un'idea del direttore sportivo Iaconi, dunque è una situazione ancora in fieri quella del Brescia. Sicuramente per puntare in alto bisogna ripartire da Andrea Caracciolo, e quest'anno ha dimostrato ancora una volta di fare la differenza, soprattutto quando veste la maglia del Brescia. Pensate, 103 gol in 6 anni con la maglia delle rondinelle. Con la rete al Livorno di settimana scorsa nei playoff è diventato il miglior marcatore della storia. Avevi delle domande, Nicolò? Sicuramente hai tu delle domande da fare. No, io ho delle domande, approfittiamo che c'è il direttore per chiedere un po', insomma... Perché chi ci sta seguendo, mi dicevi? No, ci stanno seguendo in tanti, anche da Varese, vogliono un po' sapere, insomma, anche il futuro di Oudamadi, che è un giovane che è arrivato dal Milan, che ha fatto bene, se può restare o se tornerà in rossonero. E visto che ci sono buoni rapporti con il Milan, si parlava anche di Petagna, questo attaccante della primavera che ha fatto molto bene. Se ti piace, se lo state seguendo, com'è la situazione? Sì, beh, noi col Milan abbiamo sempre fatto qualcosa, anche per la vicinanza. Il Milan è contento di un po' valorizzare i suoi giovani a Varese, vicino, li posso seguire bene. Quest'anno Oudamadi è venuto in prestito, perché comunque a bilancio sta a 5 milioni il Milan, quindi sono in prestito, non potrà arrivare. È un 90, ci dava anche minutaggio, e poi ha avuto la soddisfazione di conquistare la nazionale della Nigeria alla sua prima presenza, poi ha fatto anche gol, e quindi il compito del Varese di valorizzare un po' questo giocatore è stato compiuto. È chiaro che a noi ci farebbe comodo anche magari un prossimo anno, però come detto prima, certi giocatori poi quando conquistano qualcosa, quando salgono un po' di livello, poi a Varese il secondo anno non ci stanno più volentieri, allora meglio fare. E quel tifoso che parlava di esperienza, avete in mente di comprare qualche giocatore? Sì, no, è vero, perché quando poi punti sui giovani manchi di esperienza, forse noi non riusciamo a gestire le partite, perché ogni volta che siamo messi a gestire abbiamo sempre perso. Noi per vincere dobbiamo stravincere e meritarle. Non mi ricordo una partita che abbiamo rubato, siamo stati cinici o meritavamo meno degli avversari, non abbiamo questo, siamo generosi. Corriamo, siamo spavaldi, quando caliamo un po' il ritmo paghiamo, cosa magari che altre squadre gestiscono meglio. Per cui diciamo meglio. Che qualche giocatore di esperienza, soprattutto sì, magari, magari a centrocampo. Uno per reparto non fa sempre comodo. Ecco Mauro, c'è di buono che questo campionato di Serie B ha mandato un bel messaggio dopo i casi del calcio scommesse del recente passato. C'è stato un campionato davvero vissuto alla grande fino alla fine, nessuno ha mollato, addirittura ci dicevi prima che il Grosseto già retrocesso comunque vi ha tolto dei punti alla penultima giornata, se non ricordo. Avete mandato un bel messaggio quest'anno. Sì, è stato un campionato combattuto. Noi abbiamo perso
penso nelle ultime 5 partite con la Pro Vercelli, e Grosseto ci ha levato quei 2 punti che ci servivano per neanche classe. Giocare a Brescia, quindi erano già le con Grosseto con la Pro Vercelli. Il fatto ha fatto 2-0, 2-2. Ha fatto che sia sopra che in coda, ci sono stati tutti scontri diretti, perché c'era il Sassuolo che giocava contro il Livorno doveva vincere per andare in Serie A direttamente, c'è il Verona che doveva fare ancora un punto con l'Empoli, e l'Empoli si gioca ai play-off, eravamo noi con Brescia. Possiamo dirlo, Mauro, finalmente. Sì, sì, sì. Finalmente. Però anche le partite, diciamo, quelle, tra virgolette, che significavano poco, o tante volte le piccole o quelle già retrocesse hanno tolto punti. Ma visto punti, che hai una grossa esperienza anche nel campionato di Serie A, credi che play-off e play-out siano un esperimento valevole anche per il campionato di massima serie? Comunque ti aiutano a mollare fino alla fine, che magari quelle squadre che arrivano nella fascia centrale, che perdono i stimoli, una volta raggiunta la salvezza, magari perdono le ultime 5 su 6, non lo fanno più, perché magari temono di essere succhiate da una zona play out, e quindi trebbero un po' più vivo, anche perché magari essendoci più io soldi. Io penso che sia un esperimento da attuare anche in Serie A. Però in un calcio così conservatore è molto difficile. Devi ridurre gli organici. Troppi interessi che contrastano, ma questa che sarebbe la soluzione tra questi ideale. Interessi ci sono quelli televisivi come? E sì. Ci sono gli interessi televisivi come un'altra cosa, e quello che probabilmente faranno, perché mi pare di aver letto che forse Platini lo vuole fare, cioè il fatto che chi arriva in Europa League più avanti va, chi vince, che dà la possibilità di accedere in Champions. E anche quello, perché altrimenti tu vedi adesso tutte le squadre, certo. Roma-Lazio giocano il derby, al di là della sconfitta non hanno conquistato il posto in Europa League, quando giocano Europa League fanno giocare la primavera, allora a quel punto tu dici invece con l'obiettivo partite, Champions non ti abbiamo visto delle partite di Serie A quest'anno veramente incredibili. La Coppa Italia avere un posto in Europa League, chi vince l'Europa League avere un posto in Champions aiuterebbe magari però scusate, quando Jacobone diceva, Alessandro diceva, ma c'è anche interessi televisivi. Interessi televisivi dovrebbero convergere per queste soluzioni. Questo è il significato delle mie parole. Comunque ci sarebbe incassi più e partite spettacolari. Stadi pieni, partite spettacolari. Magari non stai. Voglio dire, ci sarebbero meno, non del tutto, non elimini del tutto il fenomeno, ci sarebbero meno partite inutili di quelle a cui ci assistiamo adesso. Senti, l'ultima cosa, Mauro, come gestiresti tu il caso di Regini Saponara? Tra l'altro i 2 giocatori dell'Empoli che devono andare in ritiro con l'Under 21, Nicologi, sono rimaste ad Empoli. Sì, sono rimaste ad Empoli ad allenarsi, sicuramente è una situazione abbastanza turbolenta, ha tuonato Spinelli dicendo l'Empoli deve rispettare le regole, anche noi 3 anni fa perdemmo Candreva per i playoff, certo è che l'Empoli dice bisogna puntare sui giovani, l'abbiamo fatto, abbiamo 2 gioielli, non possiamo rinunciarci alla finale. Per me ha ragione, lo so, però c'è il precedente che Livorno era stato penalizzato. Mauro? Io sono per le regole, e quindi se le regole sono state fatte all'inizio bisogna rispettarle fino alla fine. È chiaro che poi tutte le 2 posizioni sono ragionevolmente giuste, ha ragione l'Empoli per certi motivi, ha ragione Livorno che magari è già stato penalizzato. Però se è giusto o sbagliato, le regole sono state all'inizio, non si può, seconda squadra di gioco, stravolgere. Però quest'anno c'è cambiare. Un caso anomalo, almeno questo fanno filtrare da Empoli, ho parlato in giornata col direttore sportivo Marcello Carli, la situazione, c'è stato un mese di pausa, senza la pausa non ci sarebbe stato l'accavallamento europeo Under 21. Però si sapeva prima programmare partite, quindi bisogna decidere prima. Una domandina ce l'ho io per il direttore. L'eccezionale idea di Abò di introdurre il salary cap, io non so se ne avete già parlato, che cosa comporta per voi dietro la scrivania? Cioè, Sicuramente è una cosa, secondo me, vincente, perché da soli le singole società non sono abituate davanti a un procuratore o un giocatore ad attuare stipendi bassi. Adesso la regola si appare fissa che comunque uno può scrivere più di 150.000 euro, quindi 84.000 netti circa, e quindi come base. E altri 150.000 euro sono il massimale dei premi che si può mettere, 75, parlo sempre di lordo, per i premi collettivi e 75 per i premi individuali, quindi presenza e gol per quanto riguarda i premi collettivi, salvezza, playoff, Serie A, retrocessione, per i premi. Ma tutti questi elementi configurano poi lo stipendio? E secondo me la somma di questo salary cap è quasi uguale alla somma che la Lega dà per autofinanziarsi e non fallire. E quindi è chiaro che se, diciamo, di media un giocatore di Serie B prende 100.000 euro netto, per 25 giocatori, poi si arriva, considerando il lordo, a 5 milioni di budget,
tra quello della Lega, gli introiti, gli sponsor, le partite, gli abbonamenti, le società garantiscono un autofinanziamento e non falliscono. Se si va oltre alle entrate si rischia che il presidente o deve coprire con un assegno o veramente porta i libri di tribunale, quindi ogni anno ci sarà una squadra che fa fatica all'iscrizione. Quelli che retrocedono dalla B alla C passano da 5 milioni a 1 milione di contributo. Il budget della squadra rimane a 5 milioni, non tutti i presidenti mettono 4 per pareggiare. Questo ti certo. aiuta, secondo me, a stare comunque dentro certi questo, parametri. È questo, adesso però è cambiato l'intento, leggermente, l'intento perché inizialmente aveva introdotto così a Bodi, poi c'è stata l'assemblea dell'AIC sì, che comunque si è arrivati a una sorta di compromesso, perché il salary cap non verrà applicato per quei club nel caso in cui il monte stipendio non superi il 60% del fatturato, dunque diventa quasi più a discriminazione club per club. No, poi prima, comunque non è obbligatorio, questo è per ricevere, non diminuire la differenza di andare oltre a quello a questi importi. Poi uno, se vuole dare un milione a ogni giocatore, lo dà, non è, magari certo. Si scala dai contributi alla Lega, dice Palermo, prossimo anno in B deve vincere per forza. Ma è come il fair play, è come nel campo internazionale sì, che si parla rispetto. Di fair play, ci sono alcune squadre che lo rispettano, poi ti trovi lo sceico che stanzia 800 questo milioni creerà, di euro questo in 4 anni, cosa gli vuoi dire? Questo crea la forbice, è molto molto negativo. O l'hanno tolto. O l'hanno minimizzato, non so, ha ridotto a nulla il famoso paracadute, che è quello tu da retrocedi assolutamente perché, c'è perché ancora anche quest'anno però hanno sollevato anche questo Palermo, problema 10 milioni in Siena, 5 milioni in quanto Pescara. Quanto prende il Palermo che va giù? Il Palermo prenderà 15 milioni di paracadute dall'ala B, 10 milioni in Siena e 5 ecco perché 10 di 5 e perché sono in base al posizionamento terz'ultima, penultima, vedi cosa vuol dire, cioè tu ballano in merito a quello che ha detto, ballano 5 milioni da posizione a posizione, cioè ne avete cedono 3 da un posto all'altro su 5 milioni, dicevo, che non 15, sono pochi, 10, 5, perché ci sono alcune squadre che magari in un campionato di Serie B, non lo so, ma 5 milioni può magari valere l'intera gestione, valere l'intera gestione. Allora andiamo da Jessica, perché ci sono domande ovviamente sul fronte del calciomercato, dai. Sì, su Calcissimo ci scrivono, ma Cacia e Ardemagni perché non giocano in A? Sono attaccanti da Serie A, Mauro. Chiediamolo a Mauro, dai. Non lo so, devono messare sul campo. Tanti giocatori che sono bravissimi, che in B sono dei protagonisti, non sempre riescono a giocare in Serie A. Io da Triestino ho giocato con Godes, ha fatto 30 partite, ha giocato 30 gol. In B, ha fatto 30 gol in B a Trieste, 30 gol in B a Mantova, poi in A sia al Como che al Palermo, che al Chievo, in tre piazze non è mai riuscito ad esplodere. No. Quindi secondo me le categorie si sentono. Ci sono tutti dei giocatori che sono proprio Dario da Serie B. Lui ha fatto gol anche in A. La portata al mondiale. No, quell'anno lì che ha giocato Piacenza lo comprai io, fece 24 gol. Capo cannoniere con Shevchenko. Come Francesco. Come Cacia. Ci sono giocatori che sono comunque di categoria. Ma il nostro lettore è uno stupendo. Vai a vedere. Ti do ragione. Vai a vedere, ti do ragione. Guardiamo. Può darsi che tu abbia ragione. Non scommetto niente. Secondo me ha ragione Nicolò. Se vinco io non ti siedi più in quella sedia. E se vinco io raddoppiamo il cassetto. Però in quattro. Quello sta sempre a pensare. Va bene, andiamo in pubblicità, tra poco le ultimissime sulla cessione dell'Inter agli indonesiani e poi attenzione, ultim'ora le dichiarazioni di Balotelli, perché oggi è venuto fuori il finimondo con una rivelazione da parte di un pentito di Camorra su Balotelli. A tra poco. Abbiamo Trezeguet. Un saluto a Milanese, davvero un gran peccato per quei due punti persi col Grosseto. Io sono milanista ma seguo molto il nostro Varese, Silvio da Varese. Comunque possiamo assicurare ai tifosi del Varese che farete una squadra competitiva anche nella prossima stagione, magari centrando l'obiettivo playoff, Mauro. No, ci speriamo, da 3 anni insomma siamo in zona playoff, per 2 anni, poi l'anno scorso in particolare abbiamo perso la finalissima contro la Sampdoria, per noi è stato un peccato perché quest'anno siete andati vicini. Quest'anno siamo andati vicini, l'anno prima un Sannino, i playoff li abbiamo fatti, siamo usciti col Padova, doppietta al Sharawi e quindi siamo da 3 anni in zona playoff. Quest'anno rammarico è stato però mi devi dire, ci devi dire, prima di cambiare argomento, ci devi dire, magari non il nome, però le caratteristiche che deve avere questo il vostro allenatore che stai scegliendo, perché sicuramente, non lo dici tu ma te lo dico io, non confermerai Agostinelli. Allora voglio capire qual è che per i tifosi del Varese che ci seguono da casa,
che sono tanti, ti posso ma l'identity è quello sempre di trovare comunque una persona che abbia stimoli più di esperienza, più e giovane, che abbia carattere, non, ma non è quello l'importante, l'importante è che abbia carisma e personalità in spettatorio, perché secondo me a Varese giochiamo in un stadio vecchio, se non sbaglio 1935, più vecchio a Serie B, che è dispersivo. Ho marcato Bettega, penso un po' in quello stadio lì. C'è la pista ciclabile e il pubblico non riesce a influenzare come vorremmo, magari si arbitrali. Provati, però, o può creare quell'atmosfera tipo si crea Juve Stabia in altri campi dove il pubblico è vicino. E quindi avere c'è un bene, progetto svizzerotti, è facile trovare la vita privata poco seria, Lugano a parte, Milano. Ah, che addirittura perché è vicino alla Svizzera. Città ha ragione. Dobbiamo cercare città peccatrice. Non sapevo che la Svizzera città peccatrice. No, no, beh, ma lì, sai, sai, di là sai, sai c'è di tutto, oltre al gioco. Ma che esperienza hai? Sabato sera Besana. Besana si dà a Lugano. Andare a Chiasso era il massimo della trasgressione. Della trasgressione. Cittadino onorario Besana. Gli anni 70-70. Allora l'identità è quello di un attore che riesca comunque esploratore a avere una certa personalità, forza per tenere un gruppo e per dare quelle motivazioni che magari in altri ambienti te li dà i tifosi, te lo danno la stampa, te lo danno l'ambiente. Che media avete i tifosi alla domenica voi? Noi non abbiamo tanto, abbiamo 2500 abbonati, quindi giochiamo di solito con 3000-3500 persone. Tradizionalmente non hanno grandi e poi man mano andiamo avanti, magari è normale si riempie perché quando le partite diventano più importanti. Un ritorno di Fascetti a Varese per caso? Fascetti è 3 anni che fa, è da auspicio. Scortesia, ma perché devi dire? È stato l'allenatore che ha fatto la storia del Varese. Ho detto una sciocchezza, dimmi se ho detto una sciocchezza. Fuori dal giro da 3-4 anni. Ma tu sei allora giovane, tu sei giovane, pensi ai giovani che hanno tutti fallito, i tuoi giovani. Io voglio capire. Io sei invece sono per l'esperienza. Piuttosto irriguardoso. Potrebbe essere affascinante. Fallo dire. Non vuole Fascetti. Dai. Mauro. No, poi dicevo, poi si tratta anche che gruppo che è, perché se abbiamo già dei giocatori esperti che un po' riescono a gestire la partita, puoi anche fare scommessa su un giovane lanciare, che è sempre bello, come è successo a Mangia, prima di Sannino e Maran, quindi alla fine. Però se magari già i giocatori sono giovani, andare su un giovane a prima esperienza si rischia troppo, sono due scommesse e quindi... Do un consiglio per gli acquisti, un po' interessante. Mi letto nel pensiero. Antonino Asta del Monza. È più vicino alla propria ad Antonino Asta. Lo sapevo che saltava subito su. Però a proposito di allenatori di Lega Pro che stanno facendo benissimo, un identikit che si dice piace al Varese è quello di Stefano Sottili, che fra l'altro come carriera, un po' come Sannino, ha fatto bene in questi anni in Lega Pro. E potrebbe... Dove allena? Adesso a Venezia sta lottando con i Lagunari per arrivare in C1, quindi potrebbe fra l'altro esserci una finale Venezia-Monza, i play-off. Sì, con calma, ci ritorno a fai un primo piano su Mauro, vedrai il linguaggio del corpo se tradisce qualcosa. voglio vedere se ha centrato il bersaglio e l'ha affondato. Quali? Sottili o Asta? No, Nicolò potrebbe Sottili, essere... Mauro, può essere... Sottili? No, ma sono tutti nomi interessanti, non abbiamo ancora deciso questa settimana... Il suo lavoro, va in giro... Sì, certo. No, ma Sottili poi io conosco bene, ci giocavo insieme, quindi anche un ex compagno di squadra, quindi sta facendo molto bene, ha fatto comunque bene anche, Besana, anche la Carrarese, ha fatto bene diverse piazze. Sì, eventualmente potrei anche... B non l'ha mai fatta, però... Può essere un momento. Come ultima cosa mi risulta, poi magari il direttore ci può dare conferma oppure meno, che sta cercando un difensore centrale... che sia bravo all'impostare di piede mancino, è un identikit. Ma dove l'hai studiato stanotte? Ho i miei informatori, insomma, il mercato bisogna conoscere. Ma con un chi hai parlato? Questa è una cosa difensore tecnica. Difensore centrale di piede mancino non può essere difensore centrale. Ci sono difensori centrali di piede mancino bravo all'impostare. Allora, io avevo, chiaro che sto parlando da Francesco, noi ci ritroviamo. C'è un difensore centrale del Milan, che voi non vi ricordate, che si chiamava con Gustavo Giagnoni, si chiamava Luciano Zecchini, ve lo ricordate? Io me lo ricordo perfettamente. Era Mancino. Allenato anche l'Eco. Era Mancino. E mi ricordo che una volta Nero Rocco disse un difensore centrale non può fare il difensore non centrale, può fare cioè, il piede solo sinistro. Almeno questa era la sua visione. Allora Vanocchia, Samuel, non potrebbero mai giocare. Sono tutti ma adesso giocano a tre, diverso. C'è stato Materazzi, c'è stato Chiellini, qualcuno c'è, però qualcuno gioca a tre o giocava meglio. Però. Certo. Avevo in mente una domanda cattiva ma poi mi ha risposto Mauro. No, volevo chiederti se
daresti la tua squadra a uno che ha allenato 7 giornate nel campionato svizzero? Cioè, Gattuso, se te la sentiresti di dare Cioè, sì, è una bella scommessa, una scelta coraggiosa, cioè, molto coraggiosa. Poi, voglio dire, se quella che deve spaccare il prossimo campionato di Serie B parte da col Palermo, un biennale da 400.000 euro. No, ma infatti sto parlando di quello. Invece, a proposito di ex svizzero, un altro nome associato al Varese è quello di Francesco Moriero, che anche in un'intervista ha detto: mi piacerebbe approdare a Varese. Vabbè, tanto il nome insieme all'Inter, se non ricordo. Milanese non ce lo fa questa sera, ce l'ha già detto. Stanno valutando. Ma no, perché vorrei che prima che Agostinelli. Fare una cena con lui, perché non tanto lo scegliamo questa settimana, facciamo prima delle altre riunioni per capire bene il budget, l'ingresso, se ci sono dei soci, se non ci sono. Ma non fare anche tu come ha fatto Moratti, continuava a dire che questo Maccioni lo confermava, poi non l'ha confermato. Va bene, a proposito di Moratti, già che non lo confermi. A proposito di Moratti, secondo me non ha fatto male, ha trovato una squadra un po' spenta alla fine, però insomma le formazioni le ha fatte giuste, era carico. Comunque possiamo escludere bene. Che rimarrà lui in panchina, questo ce lo puoi confermare, Mauro? No, non l'ha detto, secondo me non l'ha detto. Dobbiamo trovare un profilo che sia migliore di lui, qualità-prezzo migliore di lui. Allora uno non è che se non si può migliorare si migliora, però cambiare per cambiare, fare una scommessa, il partito non lo già conosci, non è proprio... Ma difensore cerchiamo uno che parli. Noi, secondo me quest'anno abbiamo avuto dei buoni difensori, abbiamo Carrozzieri che sono in scadenza, quindi uno bisogna... /2 bisogna prenderli. Quello che a me piacerebbe avere è uno che comandi a difesa, uno che poi se mancino o destro. Non è che... Ho un altro consiglio per gli acquisti per Mauro. Attingo sempre al mio orticello monzese. Tale Valagussa, che non vendere. È un difensore. Vuoi vendere tutti? Centrale, no, classe 93, è un centrocampista. Gamba lunga, un po' la Val di Fiori, con le gambette sottili lì. Giocatore molto, che io chiamerei l'essenziale, come nella canzone di Mengoni, capito? Cioè. L'essenziale è uno che fa tutto con semplicità, anche i gol. Mi sarei mai aspettato 5-6 all'anno di qui. Guardate che non sto vendendo il mio. Che cita Mengoni. No, è una cosa sconvolgente. Sono... Cioè, all'età dei datteri, dovevi citare il quartetto questa Cetra, voglio dire, il trio Lescano. Ampiamente culturale, ho un capito. Letterario. Io pensavo ti rivolgessi ancora al quartetto Cetra. Non sai, ma io lui... No, ma non ci possiamo passare impunemente dalle citazioni dantesche a Valagussa. Ho capito, ma Mengoni è un po' più giù. Ma stai su, per piacere. Siamo popolari noi. Io pensavo che tu mi dicessi, hai degli interessi specifici su questi giocatori, visto che li puoi piazzare, ti avrei risposto no. Io disinteressatamente segnalo tale Vita, che lui sa chi è tutto il Monza, e tale Valagussa, ma saranno gli uomini di mercato. Complimenti. Quando vedrò Valagussa in Serie B, magari con la maglia del Varese, verrò qui e farò uno show. Chi è che dice va rabbrividiamo? Allora facciamo così, dobbiamo andare in pubblicità. Naturalmente, se avete altre domande per Mauro Milanese, qui con noi, starà qui con noi intorno alle 22, abbiamo un accordo preciso, anche perché deve rientrare a casa presto. Andiamo in pubblicità, parleremo di questa notizia: Moratti sta vendendo l'Inter agli indonesiani. Tra poco. Va bene, tra poco andremo su questa notizia. Niccolò voleva ricordare che cosa? No, ci è arrivata la segnalazione anche da casa dei nostri solerti telespettatori, che è Fulvio, la classifica 2001-2002 di Serie A, classifica marcatori, capocannonieri Trezeguet, Hübner con 24 reti, Trezeguet senza rigori, Hübner con 6 tiri dal cena dischetto. Pagata per tutti. L'avevi già detto durante la pubblicità, perché volevi in diretta sottolineare che avevi ragione tu. Allora, avevi ragione tu. Avevi attaccato. Stai rischiando ugualmente quel salta posto la poltrona. No. Mentre contro il Cavoccia non è sta grande idea. Vorrà dire che ci sarà il procuratore che troverà un'altra sistemazione. Ma guarda che ci sono guarda che c'è crisi adesso. Stai attento. Hai sentito cosa ha detto Mauro? Cioè adesso anche per il conduttore. Però c'è anche qualche richiesta. Va bene. No, ma si permette di dire ricercatissimo. È spudorato. Va bene, magari facciamo uno scambio nel mettiamo anche Besana, magari. No, io non c'entro, io sono stato no, ma ultimamente sei un po' indisciplinato. Chi invece è disciplinatissimo è Francesco Facchini, perché oggi si è piazzato sotto gli uffici della Saras a Milano per aspettare Massimo Moratti, e alle 21.15 cosa hai portato a casa, Facchini? Ho portato 21 a casa 21.15 esattamente mezz'ora fa. No, 21.15. 21.15.
Ah no, ho capito 24, hai ragione. Ho portato a casa che, naturalmente, come tante volte accade, la moratteide, che è il termine tecnico per chi va sotto gli uffici della Saras ad aspettare epiche ore che compaia il padron, è stata assolutamente infruttuosa, perché Moratti era a Londra. Complimenti, cioè sei stato lì. Non è che l'ho mancato di poco, l'ho mancato di 2500 km. Ma non eri l'unico, però. Non ero l'unico, anche perché sono comparsi, ve la racconto così, comparse le prime firme del giornalismo italiano, Fabio Monti, Andrea Sorrentino, Ramazzotti del Corriere dello Sport, Besana non c'era, non so perché. Non sa neanche dove è notato la tua mancanza. Tutti cari amici. Per far materializzare in queste ore, se vogliamo, per il calcio italiano, drammatiche in un senso teatrale, nelle quali Moratti è a un passo dalla vendita definitiva del 100% o dell'80% al minimo dell'Inter. Questo signore, che uscirà su 43enne, che si chiama Eric Toir, è indonesiano, è padrone di un'azienda che si chiama Astra International. Il suo patrimonio si aggira attorno ai 30 miliardi di euro. Astra International è una partner internazionale dell'automotive di marche come la Toyota, per esempio, la Daihatsu, quindi fa parte di automobili. Ma soprattutto, caro Besana, stai per consegnarti al Berlusconi d'Indonesia, perché Toir è padrone di un importantissimo gruppo televisivo, editoriale, padrone di quotidiani, di settimanali, di gossip, di sport, di calcio. Questa è una notizia, cioè chiediamo ai tifosi da casa, perché questa è una notizia che ci dà in anteprima il nostro Francesco Fattini. Quanto fattura l'anno? Ce l'abbiamo in numeri? Un patrimonio attorno ai 30 miliardi. L'offerta è 260 milioni. L'impero di Toit, l'80% del pacchetto azionario dell'Inter, il 100% andrebbe a 300 milioni. Attenzione, una cosa che Moratti ha sul tavolo e che lo sta facendo sbilanciare completamente è il ripianamento seduta stante di tutti i debiti, che sono più o meno 70 milioni. Per cui, scusami, fammi capire, perché noi dobbiamo dare delle certezze ai telespettatori a casa. Cioè, lui ammettiamo che compri il 100% della società, allora spende 300 milioni di euro più ripiana i debiti. Cioè, lui li ripiana, per cui diventano quasi 400 milioni di euro. Ma di più. È nulla in confronto ai 30 sul piatto una cosa come 100 milioni di euro per il calciomercato. 30 miliardi di euro. Ed è un imprenditore assolutamente solido che ha in testa il marchio dell'Inter in Asia. Io vi ricordo che l'Inter è stata in Indonesia a fare un tour e non a caso, se non mi ricordo male. Lui è padrone di una delle più straordinarie in quanto a storia franchigie dell'NBA americana, cioè uno che entra in quel consenso. In America è ultimo, a livello di risultati è stato disastroso. Va benissimo, ma caro Nicolò, quando non eri neanche nato era la squadra di Julius Erving, i Philadelphia 76ers. No, infatti sto dicendo, per cui sto parlando di un brand che è la storia dell'NBA tanto quanto i Lakers, i Boston Celtics. Senti Francesco, ma noi ho capito, ci stai raccontando tutto, ma i tifosi dell'Inter a casa vogliono sapere, cioè il tifoso dell'Inter in questo momento deve ritenersi soddisfatto, contento di questa di questo cambiamento, perché insomma la famiglia Moratti attraverso Massimo Moratti, oppure allarmato che ci possa essere? Il tifoso dell'Inter sta attraversando le ore più storiche del calcio italiano, perché un'entrata di questo genere in una società ancora non c'è stata. Sì, però Facchini, questo discorso qui lo sentivo anche a Roma quando stavano arrivando gli americani, stessa cosa. No, diverso, perché gli americani rilevarono la Roma dalla banca. Qui c'è un patrimonio di un club eccezionale, legato a doppia mandata a una famiglia, la quale famiglia sta decidendo di fare questa cosa, perché la può fare per il meglio, cioè l'offerta irrinunciabile è
questo è venuto, mette giù i soldi sul tavolo e li mette in una condizione tale per cui io, Massimo Moratti, possa lasciare, dopo aver fatto la storia dell'Inter tanto quanto mio padre, fosse anche di più, Francesco, in una situazione di totale salvaguardia. E posso sganciarmi. Alessandro, il fronte rosso-nero. No, io ho delle perplessità a riguardo. Prima di tutto perché abbiamo Hai un po' paura, insomma, che arrivi un Berlusconi dall'altra parte. Ho la perplessità, come dice la storia dei cinesi, tu dici. No, dico, si sono tutti perché si ha l'idea che chi sia miliardario, chi arrivi dall'estero, chi arriva da paesi lontani, venga con i cammelli quando si parla di arabi, con i wonton fritti quando si parla di cinesi, che siano gli sprovveduti con borse piene di soldi. Quando invece sono degli... concludo il discorso. Sono degli ingegneri dell'economia, e per quello si sono arricchiti, che fanno degli investimenti oculati e ben mirati. Il calcio italiano non è un prodotto interessante per nessuno, e non a caso tutti hanno investito. Questo lo potevamo dire. No, però è legittima. Cos'è che spinge? L'indonesiano a investire nell'Inter? Cos'è che spinge l'indonesiano a tirar fuori 400 milioni di euro? Cioè, Fulvio, considerando che è un affarista, oltre che un appassionato, ma soprattutto un affarista, quale sarà il suo ritorno? Una alla volta, ragazzi, Fulvio, vorrei ricordarvi che sul tavolo c'è solo il brand dell'Inter, già in assoluto importante, quindi affascinante e interessante per un imprenditore, ma in concreto c'è un business clamoroso, quello legato per esempio allo stadio. La possibilità di avere uno stadio non gli interessa. Ma in un paese che non ha i soldi per piangere, per arrivare a fine mese, si dovrebbe investire su uno stadio di proprietà. Non è una cosa che un'area sulla quale poter operare. Non è una cosa che gli interessa. Noi li abbiamo messi giù in grafica i possibili obiettivi. Li vediamo gli obiettivi nerazzurri degli indonesiani. Vediamo se abbiamo centrato. Facchini ci vuol dare. Allora, lo stadio Facchini ce l'ha depennato. Acquistare il pacchetto di maggioranza, l'abbiamo detto. La partnership col settore giovanile. Ne manca uno. Mi dispiace deludere il povero Jacobone. Sentiamo Facchini. Nel 2013 il calcio non è più un affare di cuore, proprio nella maniera più totale. Allora cosa spinge? Dillo, cosa spinge? Quello che spinge Ritto Ir ad acquistare il brand dell'Inter è che l'Inter a bilancio ha una controllata che si chiama Inter Limited LTD, che è l'azienda cinese che commercializza il brand Inter in Asia. In Indonesia c'è una sola squadra al comando per quanto riguarda il gradimento di tifosi, di follower, di fan di Facebook, di tutto quello che fa potenziale mercato da riempire con i propri prodotti e con questo nome. È l'Inter. Ma perché? Okay. Ma su quali basi? Su quali numeri? Allora, Francesco, ti devo interrompere. In Indonesia c'è il più grosso Milan Club asiatico. Ti devo interrompere perché anche a noi interessano i soldi, Facchini. Allora andiamo dall'altra, Facchini, da Jessica, perché dobbiamo lanciare uno spot. No, Fulvio. E adesso è il momento del super spot Argenta. Rieccoci in diretta, naturalmente noi stiamo cercando di capire come sta evolvendo questa trattativa, siamo in diretta tra Moratti e gli indonesiani per capire davvero se sono queste le ore decisive, perché ci sarebbe, attenzione, anche un ultimatum nelle prossime 24-36 ore, non so se Facchini me lo può confermare, cioè di andare a chiudere questa trattativa nel corso delle prossime ore. Naturalmente vogliamo anche il parere degli amici a casa, degli interisti, cosa ne pensano? Va bene passare da Moratti agli indonesiani o vorreste che l'Inter rimanesse a Massimo Moratti? Facciamo così, Jessica, ricordiamo i contatti per scriverci in diretta.
Sì, potete scriverci al numero 336-746-384 sulla pagina Facebook Campionato dei Campioni Odeon TV e sul sito calcissimo.com. Allora, tra poco ci colleghiamo con Fabrizio Romano di fcinternews.it, con il loro sito. Ieri è andata questa esclusiva di tutti i conti che si stanno trattando proprio in questi minuti, e cercheremo di sapere le ultime su questa trattativa. A tra poco. Fabrizio, noi abbiamo ripreso appunto questa notizia che avevamo già trattato con te nella diretta di ieri sera. Andiamo su fcinternews.it per guardare l'home page, perché rispetto alle notizie che stavamo trattando nel corso di questa diretta, Gazzetta dello Sport ha parlato, sta parlando di una svolta, ma soltanto per la cessione del 30% dell'Inter. Che cosa è cambiato in queste ultime ore, se qualcosa è cambiato naturalmente, Fabrizio? La situazione in realtà non è cambiata, nel senso che, come abbiamo detto ieri sera, si stava ragionando su una quota del 50%, che era quella che voleva Toir per gestire l'Inter. Questo investitore indonesiano voleva mettere soldi, ma per gestire in prima persona l'Inter. Moratti ha chiesto una quota inferiore perché non vuole perdere il controllo del club. Oggi è filtrata questa indiscrezione addirittura del 100% dell'Inter ceduto a Toir, che sarebbe quantomeno clamoroso, perché vorrebbe dire un'Inter tutta indonesiana. In realtà queste erano soltanto voci non confermate, perché Moratti assicura di non avere una proposta per il 100% sul proprio tavolo, almeno fino a questo momento. Per cui adesso si sta ragionando sul 30-40% delle quote. Confermo quello che scrive la Gazzetta dello Sport, ovvero che è questa la quota che vorrebbe cedere Moratti almeno per il momento. Poi potrebbe esserci un accordo a salire nel corso degli anni per arrivare a un controllo del club da parte appunto di Eric Toir, che è l'investitore che vuole fortemente l'Inter, e lo sta dimostrando, perché in tutti questi minuti si sta parlando al telefono con i delegati, con lo stesso Moratti che è a Londra, per cui una situazione veramente caldissima. Va bene, Facchini voleva aggiungere una cosa rispetto a quanto detto poco fa. No, semplicemente questa è una delle tre voci che si fanno. Il 100% io ve lo posso tranquillamente confermare, perché questo non è uno che fa finta. Cioè, non vuole stare a cincischiare. Non vuole stare a cincischiare. Non è che entri in Italia per il 30%. Non è che entri in Italia a fare il turista, anche perché il 30% che cosa gli rappresenta? Niente, nulla. Non avrebbe alcuna possibilità di decidere. Piano B, no? Il piano B. Era quello che prevedeva l'ingresso graduale. Perché il problema di Moratti è fare questo passo. Io lo capisco. Cioè, un patrimonio di famiglia non si vende in 448. Il piano B è il 30% subito, il 50% fra sei mesi, il 90%, l'80% alla fine dell'anno. È quello che ti sta confermando Fabrizio. Alla fine dell'anno. Ma credo che lui sia messo alle strette, perché ha una clausola, una via di fuga straordinariamente pulita per liberarlo da quello che mi pare di poter comprendere. E poi vi dico anche un'altra cosa, che c'è un altro compratore dietro l'indonesiano, e questo, su questo non ci sono dubbi, è che è un compratore in mano al fratello Gianmarco. Okay? Italiano, straniero? Straniero, russo, esattamente. Ti risulta, Fabrizio, questa indiscrezione di Facchini? C'è anche un socio russo che vorrebbe entrare nell'Inter, e uno kazako ha già fatto un tentativo ed è stato, tra virgolette, quello è stato salutato, ospite indesiderato, ha respinto con perdite. Ma stavo dicendo, l'opportunità della scelta graduale è un'opportunità che Moratti vuole togliersi, vuole darsi per stile. Il problema è che con la recessione, la crisi che sta attraversando la controllante dell'Inter, che è una crisi pesantissima, per la quale è stato già ceduto il 20% della società, già comunicato in aprile a Piazza Affari, un passaggio di questo genere potrebbe anche dargli un rimbalzo dal punto di vista economico, perfino sulla Saras. Cioè, si prende 380 milioni e le azioni della Saras magari fanno 5% in più. Poi, se volete, vi dico anche del compratore. Ecco, Fabrizio, per chiudere, ti risulta che ci sia un ultimatum da parte di questo magnate indonesiano? Cioè, che la cosa debba andare in porto nelle prossime 48 ore? Fabrizio? No. Questa è una voce che sta circolando, ma a me non risulta così impellente il discorso. Nel senso che Toir ha chiesto, da quello che so io,
di definire entro giugno, per cui sarebbe un tempo molto più ampio per poter arrivare all'accordo, anche perché, come diceva giustamente Francesco, questa pista di poter arrivare a un aumento delle quote nel corso degli anni è forse quella più probabile, ovvero iniziare da un 30-40% e poi arrivare al controllo del club, cosa che lui ha già fatto in America sia nel basket che nel calcio con le due società che ha, per cui si sta discutendo soprattutto su questa ipotesi, che è la più ragionevole sotto tutti gli aspetti. Comunque possiamo, per concludere, possiamo dire che ormai è entrato nell'ordine delle idee di cedere l'Inter, lo cederà in un mese, in due mesi o, più probabilmente in un anno, sì, Moratti, ma non il 100% Moratti lascerà l'Inter a fine stagione. Ma non il 100% subito, sentiamo Fabrizio. Come sembrava inizio serata a noi. Sentiamo Fabrizio. Sicuramente sì, ma non tanto per volere, ma per necessità, perché l'Inter ha un bilancio che presenterà con un rosso di 80 milioni, che sono tanti, come dicevate giustamente, la Saras da un utile di 80 milioni del 2010, dell'anno del triplete, è passata a un rosso di 220 milioni, per cui la situazione è non drammatica, ma quasi, nel senso che l'Inter ha bisogno di fondi nuovi. Fabrizio, avete fatto dei sondaggi nel vostro sito? Come la stanno prendendo i tifosi dell'Inter? Ma a dir la verità sono un po' spaventati e posso capirli, perché dal punto di vista tecnico, ovvero calcistico, Toire in Inghilterra, in America ha già una squadra che è il DC United, che è ultimo in classifica, per cui i tifosi si chiedono, va bene affidarci un investitore estero, ma se ci dà delle garanzie anche tecniche e non solo economiche, per cui il punto di arrivare a trattare adesso per il 30% e salire nei prossimi anni può essere anche per avvicinarlo al mondo del calcio italiano, un calcio più importante in cui per prendere il 100% devi essere pronto, perché sennò i tifosi dell'Inter non possono essere sereni come pretende Moratti. Ascolta Fabrizio, un'ultima domanda, anche perché interessa molto a Francesco Facchini: quando rientrerà Moratti da Londra, se puoi darci una data indicativa anche per sentire, per capire le sensazioni da parte del presidente? Ma credo tra domani e sabato, almeno queste sono le indicazioni che arrivano da persone vicino a Moratti, sicuramente entro la settimana. Però è lì anche per trattare questa questione con i delegati di Toir che sono a Londra, per cui è anche questa la questione per cui è volato a Londra, oltre che per questioni della Faras. Perfetto, così Facchini non si prende impegni per i prossimi tre giorni, perché lui deve presidiare. Per fortuna vado a fare la nazionale. Ah, beh, fa la nazionale, che bella. Grazie Fabrizio Romano, fcinternews.it. Ciao Fabrizio. Grazie a voi. Ciao. Ecco, Fabrizio ha cambiato un po' la visione, no? No, neanche di tanto. Ha raccontato una delle tre vie. Un piano. Ma la fine di tutte e tre le vie alla è fine la cessione. Ma non fa un mese, fa due mesi, ma entro l'anno. Ma io, però questa preoccupazione dal punto di vista tecnico io non la vedo, semplicemente perché tu dici Moratti, che investirà. Prima di tutto questo, ha preso Mazzarri. E allora, che cosa vuol dire questo? E poi, seconda cosa. Ti fai le domande, Moratti, non rispondi. Scusa, no, cosa vuol dire? Preso Mazzarri per una, garanzia di continuità. Vuol dire garanzia a chi? A Toir? Tecnica. Ma garanzia per se stesso. Ma anche se tenevi Stramaccione, arrivava a Toir e prendeva l'allenatore che voleva lui. No, ragazzi, ha fatto un passo in più. Ha preso il tecnico con i migliori risultati che aveva possibilità di prendere in Italia dopo Conte. No, c'era Allegri che ha vinto lo scudetto, Mazzarri non ha vinto lo scudetto. Vabbè, ho capito, ma quello del Milan magari non lo prendi. Per piacere, Stefano, scusa. L'ha trattato Allegri, ho capito. C'è stato un contatto. Va bene, c'è stato anche un contatto. Per cui vieni dalla parte mia. Cioè, voleva prendere Allegri, benissimo, voleva prendere Allegri. Ma poi, una delle condizioni sine qua non è che lui resti presidente con compiti operativi, o perlomeno di garanzia a questa situazione. Poi, la seconda cosa che vi dico è, ma Massimo Moratti va a Londra a trattare con i delegati di Toir, se Toir gli dà il 30%. Ma siamo pazzi, ma ragazzi, ma lo sta vendendo. Sentiamo anche Mauro Milanese, dire, come la vedi tutta questa vicenda? Il padrone del Varese vende da dirigente, te lo può dire, Mauro. Ma scusa, ma che sembra che sia la vendita, comunque tutte le tre opzioni, forse quella più di buon senso di farlo gradatamente, uno per non spaventare i tifosi interisti, che magari sono spaventati in una condizione tecnica senza sapere le pressioni che dà un calcio italiano. Due, per poter anche a Moratti lasciare, voglio dire, in maniera un po' più graduale. Indolore, nel giro di un anno. Comunque se pensi all'Inter, pensi a Moratti, una squadra mai retrocessa in B, c'è sempre comunque un po' di nostalgia quando va via una persona. Certo. Voglio dire, poi che ha condotto storicamente la famiglia. È un cambio epocale per noi. Quindi non parliamo di un cambio qualsiasi. Quindi secondo me è quella di magari partire con 30%, far prendere tempo,
agli investitori indonesiani di capire qual è il calcio, a lui di assorbire lentamente entrano le cose, dentro loro piano piano per cercare di capire. Sentiamo il vicino 30, 50, però, 80, scusate, 100 da qua a giugno comunque si parla di cessione, non è dice cede o non si cede. Cioè c'è comunque una cessione, la notizia di oggi è che Moratti cede. Mauro, è difficile non viverla come una colonizzazione da parte del tifoso dell'Inter, che magari sarà un brutto che è rimasto attaccato. Ma quando c'è il dubbio, c'è sempre un po'. Abramovic è arrivato al Chelsea, non era inglese, c'era il dubbio che magari un russo facesse danni. Allora, ha detto una cosa giusta lui, il magnate non entra mai al 20-35, o compra o non compra. La realtà anche è perché l'unico ritorno che può avere eventualmente, dato che comunque, nonostante i nostri problemi, i nostri scandali, il campionato italiano è sotto i fari dell'attenzione di tutto il mondo, è che entrando prepotentemente dia una faccia, anche un'importanza, gli stessi vantaggi che ha ottenuto Berlusconi comprando il Milan e affiaccandosi al Milan vincente come uomo di successo. L'unico proprietario non si affidi magari a Mazzarri o uno staff italiano cominciando e poi delegando le persone giuste. Hanno tempo, arriverà un direttore sportivo thailandese o giapponese o indonesiano. È questo che spaventa il tifoso medio interista. Ma tu sei spaventato o no, Besana? Fammi capire. No, io sono, è una cosa ineluttabile, non si poteva andare avanti così con questi passivi continuamente ripianati in modo sempre più affannoso. Posso aggiungere una cosa, anche con questi risultati, visto anche, che comunque anche soprattutto non ho posto in classifica, anche con i risultati relativi anche a questa penuria, a questa penuria di mezzi e incapacità di investirli. Allora non si poteva più andare avanti così, com'è che non è più come una volta che tu ripianavi alla fine i passivi della tua società, bastava non andare una sera campione con quello che risparmiavi, facevi un assegno e ripianavi. Oggi si parla di 80 milioni di rosso. Di fronte a queste cifre non puoi non far nulla. Quindi scusami Giancarlo, ti devo interrompere, dobbiamo andare in pubblicità perché stanno arrivando le prime foto dell'incontro tra Adriano Galliani e Massimiliano Allegri in un ristorante di Milano. Non è più segreto, addirittura fotografati in una saletta in segreto, il famoso segreto di Pulcinella, che hotel è quello lì, veramente. Vabbè, andiamo in pubblicità tra poco. Queste comiglie dell'anno. Sì. Tutto confermato alle 21.35, Adriano Galliani e Massimiliano Allegri sono in centro a Milano a cena, probabilmente già questa sera sapremo il destino dell'allenatore dei rossoneri. Noi dobbiamo però concludere. Possiamo anche dire dove sono se vuoi, Stefano. Se vuoi. Perché dobbiamo fare paghi tu la pubblicità al ristorante? No, paghi tu, se tiri fuori tu, tira fuori l'assegno, paghi tu. Ti spiego Fulvio, c'è il tantam su internet, ci sono diversi posti. Ma non mi interessa, qua siamo in televisione, non siamo a internet. È un ristorante in centro? Brera. Lo annuncerò su Twitter allora i miei follower. Hai follower di Nicola Schira. Va bene, andiamo. Ce l'hai follower te? Non so neanche cosa sia. Allora andiamo da Jessica a leggere i messaggi dei tifosi interisti invece su questa possibile cessione dell'Inter. Dai. Su Calcissimo ci scrivono: no, no e poi no. L'Inter è degli interisti. Ok, che ci chiamiamo internazionale, ma non perdiamo il controllo del club. Vista com'è andata al Malaga. Poi. E ancora ci scrive Stefano da Cusago: bel nome. Sta cercando di salvarla. Tutti cercano capitali. Non è più il tempo di tenere tutto per sé. Non ci sono soldi. Sì, non c'è. Vabbè, innanzitutto c'è da dire una cosa, che il Malaga quest'anno era in Champions League ed è arrivato a un passo da eliminare il Borussia, che poi è arrivato in finale. Per cui non è che ha fatto indubbiamente una stagione migliore dell'Inter. Dopo due anni giocato che si è rotto e adesso infatti il pericolo di questo eventuale innamoramento è il fatto che come si innamorano si disinnamorano. Ma non sono e nella chiusura non ci sono. Hai usato un termine sbagliato. Sì, no, però dato che gli innamorati sono business. È business, però io nel momento stesso che non li funziona, al primo scandalo che non gli piace... Giacobone Berlusconi è un benefattore. No, no, infatti, chi mi ha detto? Sono io fautore dell'idea che non è stato benefattore. Del santo e ha buttato lì dei soldi così, l'obiettivo l'ha raggiunto, l'ha portato ad essere quello che politicamente... Allora, Giacobone, posso dirti una cosa? La seconda squadra di Milano pronta ad essere venduta... C'è già. Chi è la seconda squadra di Milan? È proprio il Milan.
Ma la seconda squadra di Milano mi sembra una definizione corretta, già di suo. No, ma io infatti ho detto apposta per vedere se raccogliamo. Si può anche pensare positivo, che un magnate che ha 30 miliardi di patrimonio investe 400 milioni per fare quello che ha fatto un Abramovic al Chelsea, o per fare qualcosa di positivo. No, però attenzione che l'Inghilterra sia a livello politico che a livello economico, che a livello... soprattutto nei loro mercati, in quelli di interesse di Abramovic e company, è attuale, importante, attivo, non è un paese morto sia a livello di popolo che di governo, come lo è l'Italia. Ha fatto un discorso, Mauro, prima, molto che condivido molto, cioè noi italiani dobbiamo uscire dalla nostra piccola nicchia italianità. Noi ormai dobbiamo renderci conto, tu lo sai che io ho anche il sito, dobbiamo renderci conto che dobbiamo conquistare i paesi tipo la Cina, l'Indonesia, ma te lo dico da imprenditore. La realtà è questa. Su internet ho creato quello che per cui ha ragione questo Toir che entra. Ma quello che voglio dire, risalendo la Cina, perché Moratti e la Saras hanno dei problemi economici? Perché gli investitori che gli davano il petrolio da raffinare alla Saras si sono pian piano con gli anni ritirati? Quindi perché dovrebbero esserci altri investitori a investire sul nostro paese quando quelli che già lo facevano se ne stavano andando? Te l'ho spiegato anche facendo nomi, cognomi, cifre e mercati. È una notizia comunque che sta facendo rumore, perché addirittura Panorama, che non si occupa tanto di sport ma di politica, apre il suo sito in home page con Massimo Moratti e l'Inter, che forse non sarà l'home page della parte sportiva o di Panorama? No, proprio della parte politica, perché se scivoliamo sotto abbiamo il ministro Gelmini. La cosa sentimentale, non penso che Moratti lasci in mano l'Inter a degli sprovveduti o a gente che vuole mandare l'Inter, per l'amore che ha avuto il padre, lui e la sua famiglia, che è una svolta epocale, penso... che da super tifoso e vuole essere ricordato, tanta nostalgia la lascerebbe però alle persone solamente, penso, come facciamo, sol vivo di serie. Ma come facciamo a stupirci se Panorama si occupa di questo aspetto clamoroso? Noi non stiamo più parlando di calcio, di aspetti tecnici, qui stiamo parlando di un fenomeno che trascende il calcio e che riguarda tutto il paese. Ma stai leggendo, c'è la lacrima sul sto pensando. Tu sei vicino di casa di Moratti, sei nostalgico, ti vedo la lacrima, non sto scherzando. Io non sono di quei tifosi che dice quelli che dell'appartenenza, quelli che vogliono che l'allenatore sia, perché sta piangendo veramente. Ma va là, un passato interista, che il presidente sia da Bagnani, guarda, ti metti così, si vede la lacrima qua. Quando c'è adesso c'è una situazione di difficoltà economica. È un Giancarlo Pesana visibilmente toccato. Ma no, io accetto tutte le novità. Io che sono fa finta di... I miei 70 anni sono freschissimi, io sono pronto a qualunque cambiamento. Vorrei non essere preso per il naso dal togliere della situazione, però come diceva bene Mauro con molta saggezza, non credo che Moratti non abbia valutato profondamente... Ma secondo te mette la persona e lascia l'Inter, se dovesse lasciare le mani... Qui non stiamo parlando di bruscolini, stiamo parlando di investimenti straordinari, e chi, i tifosi dell'Inter non possono rifiutare una nuova realtà in nome di una presunta appartenenza, di un presunto romanticismo. Non è il momento di essere romantici, ma per tutta la nazione. Possiamo dirlo, ormai il calcio, te lo dico io soprattutto parlo a livello internazionale, non solo il calcio, poi in Italia l'economia. Va benissimo, l'imprenditore, che però allora, diamo spazio anche ai nostri amici a casa, perché ci stanno arrivando veramente tantissimi messaggi. Allora, gli sceicchi, i magnati russi, se ti arriva l'indonesiano, un magnate indonesiano, ben venga, attenzione. Dai, messaggi. Se Moratti vende l'Inter ci sarà un probabile calo della squadra, Gianluca. Poi. Ma stiamo scherzando, Moratti deve vendere senza pensarci due volte. Un imprenditore vuole portare capitali in Italia e dovremmo avere la puzza sotto il naso. Bravo. Poi ci scrivono da Firenze, forza interisti, la B prima o poi tocca a tutti. No, dai. Non buffiamo, dai. Ah, ma voglio dire, ma è normale, anzi è un fattore positivo che arrivino dei capitali nel calcio come nel Paris Saint-Germain. Cioè, poi tu non vedi è stato una cosa, allora, negativa. Paris Saint-Germain era da dei stranieri a Parigi, no? Da 10-20 anni forse, che non da 17 anni, da 17 anni che non esisteva il Paris Saint-Germain. Esisteva, addirittura c'è stato il Marsiglia, probabilmente se entravano capivano, però Fulvio, fenomeno
squadra numero uno. Però non è un fenomeno, dico magari una cosa che può sembrare banale, ma non lo è. Non è un fenomeno che riguarda l'aspetto calcistico, riguarda tutta l'economia del nostro paese. Bravo. Dopodiché, se tu vedi che arrivano quote di investitori a comprare la Ducati piuttosto che la Ferrari, che sono marchi storici, no? Puoi esserne sconcertato. La Ducati di chi è? Tanto ma, per dire. Tra parentesi, no? Ma voglio dire, no, non è italiano. Puoi esserne sconcertato, ma non puoi reagire in modo puerile dicendo noi ci teniamo i nostri marchi, non vogliamo che siano in qualche maniera sporcati. Non è uno, è bisogna prendere atto di una realtà. Il nostro paese non è più in grado di fare da sé, ha bisogno di questi investitori. Guarda, e bisogna essere se vuoi competere in campionato. Ma comunque, Facchini, resto dell'idea che i nostri giornali non abbiano capito l'importanza di questa notizia. No, o meglio, anche secondo me, perché la questione si sta. Infatti, abbiamo un page anche della Gazzetta dello Sport dove la fascia centrale è dedicata al vertice. Alla foto. Dopo Allegri, tra poco ne parliamo. In alto. Uno spazio, no, scusa, se vogliamo, Nicola, un occhiello silenzio, meno, sta leggendo una cosa meno significativo, no. Inter, gli indonesiani vogliono tutti, Moratti ci pensa, vola Londra. La tesi Facchini sposa la Gazzetta. Spazio rispetto, cioè, alla voi notizia state di Allegri, dicendo che i giornali Cagliari non stanno comprendendo l'importanza di sì, questa, certo. Ma, sì, perché andiamo, ma secondo me ma anche i giornali stamattina, Besara, noi abbiamo parlato ieri sera, sì, di questa, è vero, notizia, è vero. Oggi è comprato il giornale, nessun giornale abbiamo visto, è vero, forse nessuno si aspettava che precipitasse tra virgolette la situazione a questo punto, perché l'incontro al di allora, Londra eccetera eccetera, non mi sembra che fosse questa previsto. Trattativa è in piedi da diversi giorni, ma no, vedi, io, noi l'abbiamo scritta 25 giorni fa, ecco, ma questo vedi, anche, 25 anche, fa. Anche Iacobone non se l'aspettava, vedi che è rimasto sotto shock, ma ha paura, la, che ritorni altri due, ma voglio vedere la prima altri due l'Inter del triplete, ragazzi, cioè proprio in queste ore, questo è quello dello Sport, che invece l'Homepage, il Corriere dello Sport ci sta avvicinando, Inter, Indonesiani, Moratti ci sta pensando, c'è l'Espresso di ribattuta, no, sai, adesso poi vediamo anche l'Espresso, ma l'Espresso sei lì che stai dormendo, ma cosa appena fatto del credo dello Sport, cioè due mani, non è col dono dell'ubiquità, Fulvio, che posso far vedere più cose contemporaneamente, cioè, e computer, non vogliamo sapere gli utilizzi, no, hai dormito, di queste mani, hai dormito per un'ora, ma quante mani hai? Hai dormito per un'ora, no, sono qui che cerco di interagire, la televisione dà la testa a te, due mani, allora io mi stupirei se non ci fosse a livello di quotidiani la famosa ribattuta, quella che consente di riprenderla al volo, magari anche stanno uscendo sempre fra me. No, sono curioso di vedere, no, siccome tu mi stavi dicendo prima con l'avallo di Nicolò che forse i giornali sportivi in particolare non hanno capito quelli di stamattina bene. Intendevo ma anche quelli di adesso, no, perché quelli di adesso non li so, pensavo, no, perché quello, no, già no, nei siti escono domani, sono, di ragazzi, teoricamente visto i protagonisti in campo in questa trattativa. Se volessimo essere proprio precisi dovremmo vedere il Sole 24 Ore. Sì. Se si muovono loro, allora probabilmente qualcosa di vero. Un passo per volta, c'è. Fulvio richiedeva l'Espresso e quindi veloce come un caffè ti abbiamo portato la rivista di Cina al gruppo Panorama, dove non c'è neanche spazio in home page. No, si parla di tutt'altro, ma non si parla caffè di... O tre, o. Ragionamento non si, giusto. Non si parla di questa situazione. Vedere Panorama per vedere l'Espresso. Ah, ma con chi pensate di avere a che fare? No, non è l'Espresso. Ma l'Espresso... No, allora... Hai proprio ragione, sono le 24 ore, le tessere stanno, il puzzle si sta mettendo a posto una tessera dopo l'altra. Le due ulteriori tessere che vi dico io, ribadisco il concetto di un Moratti che va a parlare con i delegati, perché i delegati hanno la vendita già praticamente autorizzata, o se no Moratti non si muove. Non seconda cosa, il fratello Gianmarco ha detto agli analisti di Piazza Affari che loro vogliono approfondire, questo alcuni giorni fa, quando Toir non si era ancora messo allo scoperto, che vogliono approfondire il discorso di partnership per l'Inter con la Rosneft, che è il colosso mondiale degli idrocarburi di proprietà del Cremlino, che ha già comprato il 20% della Saras, ok? Sì. Quelli sono i secondi compratori. Ma soprattutto, ma possono coesistere indonesiani? No. Ah, okay. O l'uno o l'altro, okay. O l'uno o l'altro. Cioè, i russi vanno, ma soprattutto la questione si chiude molto semplicemente con il fatto che la famiglia, e in special modo Gianmarco, da anni fanno pressione su Massimo, certo, affinché, certo, venda l'Inter. Okay. E adesso Massimo lo farà,
Ma se non lo fa, c'è Gianmarco che glielo fa fare. Ok, okay? Chiarissimo, chiarissimo. Allora, una notizia dell'ultima ora che riguarda un ex allenatore dell'Inter, perché Leonardo, dopo la spinta all'arbitro, è stato squalificato per 9 mesi in Francia. Notizia di pochissimi istanti fa. Noi torneremo tra poco, perché si sta decidendo in questi minuti il futuro della panchina del Milan. L'avete visto prima su Gazzetta.it, in un ristorante in zona Brera, in un'aula, in una saletta un po' angusta, tra l'altro, non so se ce l'abbiamo ancora. Sì, comunque Gagliani stizzitissimo, tra l'altro, per questa fotografia. Allora non doveva farsi trovare lì. Comunque, per la precisione, zona Cairoli. Zona Cairoli. Andavo magari se Fulvio l'autorizza, sì, mandiamo Schira. Lo mandiamo? No, voglio mica dire. Non sono neanche mai stato, non è uno dei ristoranti di fiducia. Va bene, zona Cairoli. Pubblicità, tra poco. Sono già avanti Mazzarri, Moratti e Branca per programmare la nuova stagione dell'Inter. Mi fate vedere per cortesia l'agenda nerazzurra, perché l'Inter venerdì scorso ha ufficializzato la nomina di Mazzarri come allenatore al posto di Stramaccioni. Ce l'abbiamo la grafica? Venerdì l'ufficializzazione di Mazzarri come allenatore, poi domenica c'è stato il primo incontro tra Mazzarri e il direttore sportivo, anzi direttore tecnico Marco Branca, per pianificare il mercato. Ieri il primo incontro con Moratti, la visita del centro sportivo, e poi il prossimo 6 giugno addirittura la presentazione alla stampa. Vorrei chiedere a Mauro Milanese, ex giocatore dell'Inter e direttore sportivo del Varese, secondo lui Moratti, l'Inter hanno fatto la scelta giusta, Mazzarri allenatore dell'Inter. Mazzarri è una delle migliori scelte che poteva fare l'Inter, è un tecnico che ha dimostrato con i risultati, gratamente, grazie anche agli investimenti di Laurenti, ma sul campo tutta la sua bravura, quindi è sicuramente un messaggio forte nell'Inter che va ricostruita. 3 anni fa vinceva il triplete, adesso è ingiovanita, chiaramente secondo me le cose non possono succedere subito, a patto che magari questo Toir arriva e compra il migliore al mondo, ma certo, magari un passo graduale come ha fatto con il Milan vendendo i campioni e magari aggiudicarsi il terzo posto a Champions League sarebbe un traguardo secondo me già buono per l'Inter, per poi proiettarsi sempre più in avanti. Io ho fatto una scommessa che l'Inter arriva nelle prime tre. Quale Inter? Facciamo così, aiutiamo Mauro, vediamo la formazione dell'Inter, come potrebbe essere l'Inter con questa indiscrezione di mercato che riguarda il Poccio Lavezzi, che potrebbe essere un nuovo giocatore dell'Inter. Questa è l'Inter che abbiamo disegnato con i nomi che circolano in questi giorni. C'è un'aggiunta però, adesso Fulvio so che strabuzzerà gli occhi, perché Giancarlo Besana ieri sera in diretta ci ha detto che l'Inter sta trattando Antonelli, fonte molto... Vero. Ah, la confermi? È vero, fonte attendibile. Te lo confermo, sì, perché ho parlato col papà. Lo annunciamo qui comunque 2 mesi fa. Lo annunciamo qua 1 mese e mezzo fa, quando e ho anche la conferma da Genova, che è un giocatore richiesto dall'Inter, non solo dall'Inter, lo chiede anche dopo quello che ha detto questo, lo chiede anche la Lazio, ci sono anche già stati degli incontri sia con l'Inter con la Lazio, il suo agente Fabio Parisi, che ultimamente ha allacciato dei buoni rapporti con l'Inter, come testimonia l'operazione Rocchi. Allora, noi siamo una trasmissione che lavora molto sulla presa diretta, e Facchini ci ha detto che rispetto a questa formazione dobbiamo cambiare l'esterno destro, che non sarà Suniga, ma Dušan Basta. Basta è un giocatore dell'Inter, secondo Facchini. Ecco, vista la formazione, non so se il nostro Dario Maggiore riesce ad aggiornarcela. Vende 2 giocatori. Eccolo qua, Basta l'abbiamo aggiunto. Allora, Mauro, secondo te questo è un Inter che può puntare già l'anno prossimo ad un piazzamento di zona Champions, o secondo te è una formazione che può addirittura lottare per il titolo? Ma perché non c'è Milito? Beh, Milito lo tiene. Potremmo mettere anche Milito. Devi recuperare. Sì, anche Zuniga può giocare anche a sinistra, tra l'altro. Tanto poi, però è già una formazione che corre rispetto, secondo me, alle altre Inter fatte ai giovani. Sarà difficile trovare gli equilibri, però mi sembra già una formazione, siamo competitiva, però, pericolosa. Mauro, qui c'è da mettere un centone. Però qui, no? Basta essere, secondo me, i tifosi ormai sono preparati, leggono, sono informati, c'è il mercato, basta parlare chiaro. Non manca un interditore, secondo te, lì in mezzo al campo? Uno che rompa un po' il gioco. Mi sembra che Kovacic, Guarin... Nainggolan comunque fa anche un po' di legna, però sì, forse è più un centrocampo di qualità che che muscolare. Però tanto, meno male. Potrebbe esserci Duncan, che sta facendo benissimo in Serie A. Duncan lo portano a casa sicuro. E potrebbe saltare Kovacic, perché comunque Mazzarri non ha mai giocato con il regista in carriera. No, Kovacic è un punto fermo dell'Inter. Con 2 mediani, 2 giocatori di grande impeto fisico in mezzo al campo. Sì, però Mazzarri è uno che è una persona intelligente. Sì, che, però ama che giocare evolve. Con 3-5-2. Comunque questa è la sua dote, che ha sempre fatto giocare i migliori giocatori insieme. Sì. Poi esatto, questo non è poco. Bravo. Allora, ne abbiamo parlato l'altra sera.
spesso ci ripetiamo, però ci ripetiamo anche per quelli che ci seguono da casa, perché spesso non ci seguono. Allora, Mazzarri, in tutte le squadre dove è stato, ha sempre fatto bene. Sì. Prima della Regina mi pare che era stato dove? A Livorno, dopo 55 anni in Serie A. Ha fatto bene. Alla Cireale addirittura con la penalizzazione di 11 punti, tra almeno 11 riuscì a salvare la Regina in Serie A. La Sampdoria ha fatto bene. La Sampdoria l'ha portata in Champions League. No, la Champions League, vabbè, però l'impostazione la diede lui. Insomma, sta nascendo una buona Inter, ci stai dicendo, Fulvio, che può puntare almeno a levare. Io ci credo. Poi è un Inter che non avrà l'impegno in Europa l'anno prossimo, avrà solo il campionato. Quella è un'altra carta importante. Questo potrebbe essere un vantaggio. Questo aumenta del 20% le chance scudetto. Non so da dove parta, nel senso, verificheremo. Io non farei però, vado controcorrente, se, però. Vai. Quanti allenatori erano sulla cresta dell'onda, sono arrivati all'Inter, hanno finito le carriere? Perché il problema è che Mazzarri dovrebbe anche pensare. Però gli accomodi, parlo da milanista, sono milanista. C'è da dire una cosa, che l'Inter sta partendo. Io parlo da milanista, ma questa è se storia. Se mi fai parlare, cioè, l'Inter in questo momento è in vantaggio rispetto al Milan, cioè l'Inter in questo momento ha già deciso l'allenatore, sta già pianificando il mercato, a differenza di un Milan che è ancora a cena per cercare di capire chi sarà l'allenatore. Ancora il primo. Questo può essere forse un vantaggio da sottovalutare. Quello, sicuro. Amaro, quello è sicuro. Uno dei pochi vantaggi, secondo me, di tenere Allegri sarebbe stato quello di partire in vantaggio rispetto alle concorrenti. In questo caso tutte le carte si rimischiano, però voglio dire. Volevo solo... Ecco, Mauro, visto che tra poco ti dobbiamo congedare, volevo chiederti anche i rapporti che ci sono tra il Varese e l'Inter, visto che prima ci hai parlato di un ottimo rapporto tra il Varese e il Milan. Con l'Inter, come sono i rapporti? No, dovremmo fare di più, secondo me, perché poi sono stato ex compagno con Branca, poi poi con Piero Usiglio c'è una grossa amicizia, perché lui arrivò un paio di giorni appena prima di me, quindi non abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto a livello di primavera, ma di abbiamo fatto Bianchetti, Marchi, abbiamo avuto Serrano in primavera. Cioè, tu hai più rapporti con l'Inter che col Milan? No, al contrario. No, in prima squadra più col Milan, in primavera abbiamo fatto un po' più con l'Inter, quindi i rapporti sono buoni con tutti e due. Piacerebbe avere anche un giocatore dell'Inter. C'è un giovane che ti in piace prima delle... squadra? No, c'è qualche giocatore buono. Può essere un nome. A gennaio io Duncan l'avevo chiesto, poi potresti era già prendere stato Benassi, non puoi prendere Benassi? Sì, adesso stiamo guardando un po' sia che resti Agostinelli, sia che arrivi uno nuovo, e vedere un po' con che schema vorrebbe giocare. Poi Serbi c'è la regola della lista di 18, e poi dopo i 18 nomi uno deve essere giovane dal 92 in su. E quindi essendoci 42 partite, considerando che due sono i portieri, 16 giocatori devono essere attendibili, cioè abbastanza... giustamente, Benassi così... Quindi magari uno gioca già un po' 3, diverso che se gioca 4-4-2 nella scelta dei giocatori. Allora aspettiamo 3-4 giorni l'allenatore, il modulo, per poi proiettarci... Entro fine settimana i tifosi del Varese avranno il nome del nuovo allenatore. Tu come direttore sportivo a chi ti ispiri? Hai avuto un modello? Hai tuttora un modello? Io forse sono stato un po' influenzato ai 5 anni a Perugia con Gaucci, un pochettino. che... Caratterialmente siete un po' diversi. Sì, no, per fortuna sua. Però secondo me... Lui è più esuberante. Aveva delle belle intuizioni e poi secondo me il fatto di trar fuori tutto ai giocatori, forse qualche volta anche in maniera esagerata, perché noi andammo in ritiro, abbiamo fatto in Serie A 4 anni di fila all'Intertoto, un anno l'abbiamo vinto, quindi andiamo in ritiro, diciamo, ma perché andiamo in ritiro? Siamo sesti, settimi col Perugia. Certo. Ci faceva tanto piacere, da Torino andavamo a Norcia, da Norcia andavamo tutti, facevamo 900 km in pullman da domenica a domenica, qualche volta è cambiato in maniera esagerata, però poi secondo me un po' la logica l'aveva, che comunque ti teneva sotto pressione, ti tirava fuori tutto, solo forse così il Perugia arrivava nell'odierna Europa League, perché poi erano successi su successi. Aveva anche delle grosse intuizioni, ha preso il primo giapponese Nakata, poi il iraniano Rezai, i greci sono arrivati, Rizas, Geddafi, Geddafi magari ci ha preso un po' anche Dellas, aveva lì Geddafi, ma era un altro discorso, ma grossi giocatori, ha preso della C Liverani, ha preso dal Chieti Grosso, ha preso Materazzi, insomma ha fatto, secondo me, Zemaria ha fatto delle grosse miccoli, ha avuto delle grosse intuizioni dei grossi anni, quindi secondo me lui è un esempio un po' da imitare, non ha paura di magari guardare oltre confine,
rischiare qualcosa e cercare di ogni anno di rifare una squadra nonostante magari andasse bene. Quello di il coraggio di cambiare, insomma. Non l'hai più sentito Gaucci? So che adesso nel tuo ritiro di Santo Domingo, buon per lui. No, il papà no, il papà no. Figlio sì. Figlio sì, figlio sì. Va bene, e una curiosità, domenica andrai a vedere la finale playoff di Perugia-Pisa? Vorrei andare a vedere quella partita lì, sì, sì, un po' per affetto. Ovviamente tiferai Perugia come il nostro Besana. Sì, tiferò Perugia. Noi Pisa no. Abbiamo un giocatore molto bravo al Pisa in prestito, noi che Barberis, nazionale 93, che porteremo in ritiro con noi il prossimo anno, sarà un'altra scommessa il nuovo Varese, quindi un po' per dare informazione, un po' perché comunque è stata una società dove ho giocato tanti anni in Serie A. Goretti, anche un amico, il nuovo direttore sportivo, ci cioè abbiamo giocato insieme. Deve ribaltare il risultato, il Perugia dopo il 2-1 dell'andata. Tra l'altro nel Perugia c'è Politano, un giovane classe 93 sì, di grande talento. Che abbiamo insomma, seguito Varese, molto noi e quindi per tante cose insomma sono dormi, interessato. Dov'è che cosa stai con le con fare il mercato bisogna essere sì, informati. Sì, mi sa che andando di questo passo non inizia a fare il mercato operativamente, oltre che, che giornalisticamente. Non è da escludere. Politano è un giocatore a Roma, poi è difficile, poi anche, certo. Anche penso se... Il Perugia va in Serie B, è giusto che rimanga là. Ti chiedo Mauro un'ultimissima cosa, visto che ci seguono anche gli amici che scommettono, non certo Giancarlo Besana, la finale playoff, il ritorno tra Livorno e Empoli, risultato secco, come finisce? Per me Livorno va in Serie A. Livorno va in Serie A. Va benissimo, ringraziamo Mauro Milanese, grazie, direttore bocca sportivo. Bocca al lupo al Varese. Bocca al lupo al Varese. Mauro, noi finiremo il 30 di giugno, forse magari qualche giorno più là. Ti rivorremo ancora anche balneare poi venire facciamo lo scambio con Besana se magari se avete un sempre posto. Tutta la vita ti mettiamo al posto di Besana. grazie Mauro Milanese, grazie a voi, pubblicità tra poco, tutti i dettagli sulla panchina del Milan tra poco, grazie Mauro, grazie a voi. Rieccoci dunque, Galliani e Allegri, ci poniamo una domanda, se questa è davvero l'ultima cena tra l'amministratore delegato del Milan e Massimiliano Allegri, è forte l'interesse della Roma, c'è Sabatini che è ancora a Milano per trattare con il tecnico del Milan, Nicolò Schira le ultime. Sì, è una situazione in divenire in quanto insomma Walter Sabatini anche nelle scorse ore ha incontrato un rappresentante di Massimiliano Allegri. Ti stai già tirando indietro? No, io lo ribadisco, Clarence Seedorf sarà divenire, a Milano nei prossimi divenire, giorni, sarà il nuovo allenatore del Milan, Allegri è allenatore della Roma. Fulvio, io non cambio idea, ci sono persone che ogni giorno cambiano versione, io vado avanti da un mese, ho detto che Clarence Seedorf sarà il nuovo allenatore del Milan, che Allegri sarà quello della Roma, ci sono state smentite un mese fa, sembrava... una barzelletta, l'hanno dipinta così. Se per questo avevi infatti... detto che Mangia poteva essere l'allenatore del infatti, Milan. Infatti Sky settimana scorsa ne hanno parlato di Mangia al Milan come idea consigliata da Arrigo Sacchi. Quindi dare ragione a Nicolò Schira è una delle cose che mi fa venire l'orticaria. Purtroppo. Allora, cerchiamo di costruire bene anche questa parte. Dove sono Galliani e Allegri in questo momento? Ce le abbiamo? Adesso recuperiamo la foto. Sono in una... No, perché qui dobbiamo... Tu sei molto bravo, Nicolò, al di là del mercato del gossip, anche a interpretare il linguaggio del corpo. Guarda lo sguardo di Galliani. Questa è una foto comunque un posato, nel senso si sono messi in posa. No, ma guarda la faccia di Galliani. Cioè, un posato. Tu dici che l'ha rubata? Allora ti spiego leggi cosa il posato, sai, è a livello di gossip, ma anche insomma di queste foto. Cosa significa? Organizzato. Significa che comunque non è che gliel'hanno rubata, gli hanno detto possiamo fare una foto. Chiaro che non è un servizio fotografico, cioè, si è messo in posa. Le immagini sono sgranate, probabilmente la foto fatta con eccola qua, rivediamo. La foto è il cellulare è quello di Besana, perché di bassa qualità. Secondo me stai sbagliando clamorosamente. Cosa non ti convince? Cerchiamo di. È un posato? È incalzatissimo, sta per spaccare il cellulare. Quello che no, perché in realtà ha la mascella di Rinata che dimostra come stava masticando qualcosa. Si può avvicinare. Vede che il piatto è abbastanza pieno, infatti... Cosa sta mangiando? Il pesce? Cioè tu dici che non è un posato? Pesce, ci sono anche dei pomodorini freschi. Guarda il sopracciglio. Il sopracciglio è sorpreso. È di uno, si può dire incazzatissimo. Ma quello è l'ananas? È incazzatissimo. No, è pesce. No, è pesce con dei pomodorini freschi come contorno. Adriano, però ne sai che sono freschi. però c'è il controcanto, perché Allegri ride.
E secondo me comunque ride per un motivo. Ma Allegri ride perché da marzo che ha già ben definito il suo futuro e sta comunque E la Gazzetta infatti parla Jacobone Dixit. Incontro decisivo. Ma quello che dice Alessandro Dixit, che frequenta determinati ristoranti. Il problema di casa è che Max a quanto pare parla troppo anche in contesti troppo pubblici. E per cui no, dillo. C'è ha chiesto se un noto ristorante aveva una catena, un franchising anche nella capitale. Anche a Roma, dato che voglio dire va a mangiare in questo ristorante una volta sì e l'altra sì e l'altra sì. Ci sei stato anche tu, Fulvio, qualche settimana di conseguenza fa. Ma che cosa stai? Non capisco più niente. Scusa, Nicolò, sta parlando, parli anche tu. Facciamo Nicolò, allora, scusate, c'è una notizia dell'ultima ora che riguarda proprio la panchina della Milan. Allegri dovrebbe vedere Silvio Berlusconi all'inizio della prossima settimana, dunque tutto rimandato a lunedì prossimo. Chiedo anche ai colleghi della regia se possiamo aggiornare questo titolo, notizia di 59 secondi fa che sta girando da parte dei colleghi su Twitter. Dunque la cena sarebbe già, si potrebbe già concludere così. Chi stava parlando? Jacobone. Alessandro, dai. No, stavo solo puntualizzando il fatto che frequenta un ristorante che non è Giannino, lo frequenta con... Ma non fare nomi e cognomi, per cortesia, anche tu. Allora, non è che sono andato a mangiare? Tu lo sai, non lo so io dove sono andato a mangiare. Ma se mi dici di non dire il nome... Lo sai tu dove non lo so io. Ha confermato anche Caterina che siete stati a mangiare. No, ti rimbalzo che Caterina... Ma dove sei andato? Facciamolo sto nome, Fulvio, facciamolo sto nome. Ma fai delle gaffe, che non so se è la mia... Cerca di non... Ma soprattutto cosa ne sa Nicolò che tu e Caterina eravate a cena, non ho capito? Entra gamba tesa. Vi portate anche Schira alle vostre... Non lo so io, ma Schira è uno di famiglia. Cose personali lui. Allora vi devo leggere le dichiarazioni da parte di Adriano Galliani, sono state twittate poco fa dal collega della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa, che dice a inizio settimana Berlusconi vedrà l'allenatore Allegri per farlo restare, punto di domanda, non è chiaro questo, questo punto. Tra poco Adriano Galliani dovrebbe parlare proprio fuori dal ristorante. Ma in tutto questo la Roma a che gioco gioca? Scusa, esatto. La Roma che continua a aspettare, ma io se fossi la Roma prendo un altro allenatore e finita lì. Non è che ci sono grandi alternative. Ma perché? Ma ci sono. Ma a questo punto anche Allegri. Come se ci sono? C'è anche Allegri, Fulvio, che se sempre... Prendo Bielsa. Bielsa è un perdente, Bielsa è stato disastroso quest'anno con Atletico Bilbao. 15° posto in Spagna. La Roma gli ha già presi Bielsa, ha preso Luis Enrique, che era un Bielsa. Era un signore. Era un grande signore. Come si chiama Alex? Prendo Reia piuttosto. Ma è andato a Rijeka Reia e sta pure stentando in Croazia. Cerchiamo di fare un po' di informazione. Vediamo questa notizia qua della fotografia con Nicolò. Vuoi sapere il nome del ristorante? No. Il consolare di Milano. È vero che sei stato lì a mangiare? Veramente parlavamo del ristorante di cui Allegri ha chiesto dell'uccidazione che non era il consolare, ma doveva spesso mangiare, doveva anche Beppe Quindi Marotta, Peduzzi pardon, mi ero distratto dai tweet. Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza sulla fotografia. Chi ha scattato questa foto? Lo scatto è apparso sul profilo Twitter di Auro Palomba. Auro Palomba. Che non è un professionista o è uno... Sinceramente non so chi sia. È cameriere del ristorante. Sinceramente non so chi sia Auro Palomba. Cioè dobbiamo pensare che è rubata quella foto. Scusate un attimo. Cerchiamo... Allora, certo. Io mi appello al buon senso di Giancarlo Besano. Allora io dico, ma se tu vuoi farti beccare... Vai a mangiare vai a mangiare al ristorante in centro a Milano, in zona Brera, così. Cairo, d'accordo. Zona Cairo. No, però c'è anche un piccolo retroscena da svelare, Fulvio, che ce lo può dire. Ma finiamola con queste pagliacciate, dai. Perché se io incontro l'allenatore, lo voglio incontrare in segreto. Come ha fatto Mazzarri? Pare che Mazzarri, lo sai, quante volte si è incontrato Mazzarri? Non si sa niente. Mazzarri si è già incontrato. Infatti, perché giustamente lo tieni nascosto. In questo caso è per quello che ti dicevo prima il discorso del posato, nel senso che non è organizzato, però non è che sono rimasti di sorpresa. Sono lì, ha detto così, esce la foto...
tacitiamo un po' la situazione e la prolunghiamo a lunedì prossimo, guarda caso, quando arriverà Milano Clarence Seedorf, e si andrà avanti ancora per altre 48-72 ore. Ho con capito, ma questa commedia degli equivoci a chi giova? Non riesco a capirlo. Giova ad Allegri? Sicuramente no, perché Allegri non ne esce bene. No, ma aspetta, ci arrivo ad Allegri, Giancarlo. Giova Gagliani, Facchini, no. Mi confermi che comunque oggi pomeriggio il Milan ha detto che ci sarebbe stata questa cena. Sì. Quindi nessuno ha voluto nasconderla questa cena, me lo confermi. Ecco, no, cerchiamo di allora una di strategia. Allora una strategia. Tu in questa sovraesposizione dovrebbe condurre quindi a un risultato che però risulta abbastanza misterioso, perché se il Milan con questa sovraesposizione, seguendo la vostra teoria, si prefigge che cosa? Si prefigge magari di tenere alta la tensione o l'attenzione? Qual è lo scopo per cui il Milan dovrebbe giocare a questo gioco? Anzi, oltretutto, perché Allegri accetterebbe questa pantomima che sta mirando la sua credibilità? C'è un contratto in essere, scusami Giancarlo, c'è un contratto in essere. Perché se quel famoso annetto da salvare, dovesse, la buona uscita. C'è una buona uscita, che comunque in ogni caso sono soldi importanti, sono soldi che spostano le cose. Sì. Il fatto, il tentativo secondo me, di mediaticamente di dare, far rumore, risalto affinché la piazza rimanga viva, dato che ha avuto già l'appoggio della tifoseria, quella organizzata, piuttosto che altri gruppi. Ma scusami, ti interrompo un attimo. Mi sembrerebbe controproducente per il Milan. Allora il Milan dà evidenza al caso, decideremo ancora, non abbiamo ancora deciso, perché a questo punto deve fare i conti con i tifosi. Ma scusatemi, se non ci fosse il problema Allegri, se Allegri avesse un 1% di essere riconfermato, il Milan agirebbe in questa maniera autolesionista. Va bene, tra poco ci dovremo collegare con Pietro Mazzara. Andiamo da Jessica prima. Adesso è il momento del super spot Argenta. Allora, arriviamo subito alla notizia che è stata ripresa poco fa anche da Milan News. Dovrebbe essere slittato a questo punto, all'inizio della prossima settimana, il vertice tra Adriano Galliani, Silvio Berlusconi e Massimiliano Allegri. Ce lo confermi? Ve lo confermo. Dovrebbe essere lunedì sera a Villa San Martino ad Arcore. Quindi, insomma, il momento, diciamo che... il momento dell'incontro è stato deciso con l'opera di mediazione di Adriano Galliani, che ha portato appunto a questo accordo con il presidente Silvio Berlusconi, dove appunto Massimiliano Allegri, Adriano Galliani e Silvio Berlusconi si incontreranno per il faccia a faccia tra appunto le parti, con l'incontro finale, nel quale si dovrà andare inevitabilmente a trovare una soluzione. O Allegri resta l'allenatore del Milan o Allegri da lunedì sera. Mi fai Pietro le tue percentuali, perché qui in studio la maggioranza degli ospiti credono che l'allenatore del Milan il prossimo anno sia Clarence Seedorf, che Allegri abbia davvero pochissime chance di rimanere sulla panchina del Milan. Le tue percentuali invece? Io credo che a fronte di questo incontro chiarificatore, nel quale comunque verrà detto tutto in faccia, le percentuali di Allegri, seppur basse, tendono a rialzarsi. Questo è l'ennesimo colpo di coda di Adriano Galliani, che è riuscito a mediare sulla volontà del presidente Berlusconi, che è rimasto in Sardegna e ci rimarrà fino a domenica, e ha è riuscito a dilatare i tempi sulla gestione, portando secondo me alla conoscenza di Berlusconi il fatto che la squadra e tutto l'ambiente è con Massimiliano Allegri. Questo ovviamente è un dato che non può essere trascurato, e di conseguenza dovrà essere portato anche a conoscenza di Berlusconi. Allegri avrà anche l'opportunità di spiegare quelli che sono stati alcuni punti molto diciamo, contestati da parte di Silvio Berlusconi nei suoi confronti su alcune scelte tecniche, e quale miglior momento se non un faccia a faccia. Quindi praticamente a 3 anni e 10 giorni dal primo pranzo ad Arcore tra Allegri, Berlusconi e Galliani, la cena nella quale o si andrà avanti oppure ci sarà l'addio. Domande allo studio, Fulvio Collovati. È chiaro, evidente, Pietro, che o rimane o va via, non c'è altra soluzione, è chiaro che si decide. Però io ti chiedo questo, perché Berlusconi non ha mai parlato in questo periodo di questa vicenda, dato che è stato sollecitato molte volte?
Perché questo silenzio di Berlusconi? Sì, sì. Il silenzio di Berlusconi avrebbe potuto dire io non ho voglia di incontrare Allegri, ho voglia di incontrarlo ma lo incontrerò più avanti. Allegri ha già un contratto. A volte il silenzio Allegri fa più rumore delle parole. Perché non è un silenzio assordante. Voglio sapere da te. C'è anche il silenzio di Mazzara, che sensazioni avete? Cioè, mentre Moratti si è sempre espresso su Stramaccioni, ha detto in primo momento ha detto che lo teneva, poi dopo alla fine ha dovuto, per forza di cose... Berlusconi è sempre taciuto. Perché? Ma guarda, Fulvio, io sono dell'idea che se Berlusconi lo avesse voluto cacciare seriamente lo avrebbe già fatto. E il fatto della scelta di Zeedorf sta comportando non pochi problemi da parte, tra virgolette, della proprio tecnici. Tu mi chiedi perché Berlusconi non ha parlato. E il fatto è che comunque magari è stato... ora io voglio fare il punto ingenuo, è stato impegnato con le elezioni comunali, con i ballottaggi di Roma, questo così. Il fatto vero è che comunque in questo momento lui ha fatto trapelare quella che era la sua volontà. È sembrato strano che non abbia parlato lui in prima persona. Il fatto di aver rimandato sicuramente ha fatto sì che la situazione diventasse sempre più complicata, ma il dilatarsi del tempo può voler dire anche un'altra cosa. Che comunque... Pietro, ma scusa, ma quanti allenatori ha esonerato Berlusconi nella sua carriera? Terim e Zaccheroni. E il Sarto è quello che non era capace di fare il Sarto. In 28 anni? No, tre, scusa, Tabárez, Terim e Zaccheroni. E tu pensi che esoneri Allegri? No, secondo me no. Alla luce anche degli ultimi fatti, secondo me Massimiliano Allegri, per come la vedo io, il suo borsino per quanto riguarda le sue azioni sono in ascesa. Di alzo. Due domande, scusa Pietro. Lui non esonera Allegri perché Allegri se ne va. Ascolta, due domande ho io veloci. Semplicissimo. Ho due domande. Perché secondo te il tempo giocherebbe in favore di Allegri e non di Zeedorf? La prima. L'altra, sullo sfondo, c'è o non c'è? Io propendo per il c'è. C'è una lotta, come dire, di potere, magari... non so, anche estemporanea, visti i precedenti, no? Magari strana, fra Galliani e Berlusconi, perché si è anche data questa lettura. Galliani sta difendendo Allegri e Berlusconi è infastidito. E si dice, si parla dopo 20 anni, non lo so, di dissapori proprio a livello di leadership. Ti risulta o non ti risulta? Questa lettura è fasulla. No, allora non è una lettura fasulla, ma non è nemmeno una lettura depositaria della verità, nel senso che credo che le parole che sono state confermate da parte di chi le ha ricevute, di Aldo Biscardi, appunto, per quanto riguarda le parole che lui ha letto di Silvio Berlusconi, inevitabilmente hanno voluto dare un segnale, perché diciamo che queste cose vogliono sempre dare un segnale. Non so se c'è una lotta interna di potere effettiva o falesata, sì, o diciamo in superficie o in profondità. Cioè questo potrebbe essere finita l'era Galliani? Questo è il punto. No, secondo me ti spiego anche perché in questo momento il Milan non ha un dirigente a portata di mano che possa prendere l'eredità di Galliani dal punto di vista totale, perché Galliani fa l'amministratore delegato, il direttore sportivo, tratta con i procuratori, l'uomo immagine, firma il direttore sportivo sport, lo fanno tutto. Raiola e... ti dico che anche alcuni colleghi di Sky stanno inserendo su Twitter questa tua indiscrezione di un riavvicinamento. Galliani sta riavvicinando Berlusconi ad Allegri, tira aria di permanenza al Milan, ha scritto, ha twittato poco fa il collega Sandro Sabatini. Jacobone. Stefano, Pietro, ciao, sono Alessandro. Volevo chiederti una cosa, ecco, vediamola dalla parte opposta. Perché Galliani deve giocare sulla sua pelle per sponsorizzare un allenatore, conoscendo Berlusconi, che dovesse riuscire a vincere questa battaglia? Si consegna a Berlusconi, ma no, a parte consegnarsi a Berlusconi e agli eventuali risultati tecnici, c'è il rischio che Berlusconi non metta mano, già non lo sta facendo negli ultimi anni, ma ancora a maggior ragione mano al portafoglio, perché non convinto dell'allenatore. Lo ha sempre fatto in passato con gli allenatori non amati da lui, lo vediamo nel secondo anno di Zaccheroni e tutto il resto. Ecco, la domanda è questa: perché Galliani deve mettersi a gioco e a
rischio perché difende se per stesso per difendere un allenatore, difende solo stesso. Un allenatore, cosa che non ha mai fatto in passato. Pietro, perché comunque Massimiliano Allegri è stata una sua scelta, quindi credo che a fronte anche delle difficoltà che ci sono state in estate, dettate proprio dalla volontà della proprietà di risanare i conti, Adriano Galliani difenda Massimiliano Allegri in primis perché dice comunque, nonostante quello che è successo quest'estate, che è stata una cosa voluta dalla società per ritenere il bilancio, il Milan sarebbe stato, non dico sull'orlo del fallimento, ma con un passivo veramente enorme, è arrivato terzo. Ora vi potete dire è arrivato terzo in tutti i modi possibili e immaginabili. Io non accetto questa cosa, ma è arrivato terzo e l'ho fatto con Massimiliano Allegri in panchina e poi con l'arrivo di Balotelli a gennaio. Con la cessione di Pata al Corinthians, a dimostrazione di come già un anno fa comunque Galliani... Scusami Pietro, ti devo interrompere, un'ultima ora di Sky, la Roma avrebbe deciso un'alternativa a Massimiliano Allegri, proprio starebbe pochi, valutando. Starebbe la Roma starebbe valutando in questo momento un'alternativa a Massimiliano Allegri. Questa è un'ultima ora di Sky, Facchini. C'è semplicemente qualcosa che non va, perché il gioco delle tre carte è già terminato. Allegri è già in accordo con la Roma. Quindi tutto un teatrino, stiamo alimentando Berlusconi, un teatrino. Io non sono convinto che incontri Allegri lunedì. Non sono convinto di questo. Magari c'è un ritardo degli aerei domenica, non parte. Ecco, c'è un ritardo degli aerei domenica, no, non parte. Io propendo per questa idea. Eravamo qui, e poi, Pietro se mi senti. Dai, domanda. Domande, perché le linee telefoniche costano, forza. Ma il motivo per cui non c'è un'alternativa a Galliani nella società del Milan? Non è per caso che Galliani ha fatto in modo che non ci fosse un'alternativa a Galliani nella società del Milan? Per piacere, cerchiamo di essere, come dire, no? E tu pretendi che ti risponda lui? Ma voglio dire, ma cosa ne pensi? Ne pensi, Pietro? Ho parlato con Pietro. Pietro, dopo. Ne avevamo parlato di persone che sei invieturati quando aspettavamo Allegri la prima volta. Ma noi non ce l'avamo, cosa vi siete detti? Diccelo. No, semplicemente si faceva questo ragionamento, che comunque è vero quello che dice Francesco, nel senso che Galliani è diventato un manager plenipotenziario, ovviamente sul campo, ma non c'è, ed è, diciamo che comunque è un dato di fatto, non è che stiamo dicendo un'eresia. Cioè non c'è un dirigente tale nell'ambito del calcio italiano che un domani, nel momento in cui, e arriverà questo momento immagino, il dottor Adriano Galliani deciderà di andare in pensione, di fare quello che faceva lui. Ora, per scelta sua, per scelta degli eventi, questo non lo so, comunque lui è una figura molto importante che raccoglie più figure al suo interno. Ma non mi hai risposto sulla sintonia. Se c'è ancora sintonia fra Galliani e Berlusconi o se le letture che si danno di segno opposto debbono risultare attendibili. Risposta in 10 secondi, Pietro. Se non ci fosse più sintonia tra i due, credo che questa diritera che c'è stata in questi giorni non ci sarebbe stata. Quindi se Berlusconi avesse deciso effettivamente di cacciare Massimiliano Allegri, se non ci fosse stata sintonia con Galliani, lo avrebbe fatto. No, se lui liquida Allegri... Liquida Galliani anche, proprietà transitiva. Va bene Pietro, noi ti ringraziamo per questo aggiornamento davvero molto importante. Grazie Pietro Mazzara, Milan News, Milan Channel. Ciao Pietro, grazie. Ciao Pietro. Ciao. Allora, andiamo in pubblicità, vi preannuncio delle bordate di poco fa di Della Valle a servizio pubblico nei confronti di Elkan. A tra poco. Sta succedendo davvero di tutto questa sera. Il Milan che decide entro lunedì a chi affidare la propria panchina. Vedo molto scetticismo, sento molto scetticismo anche qui in studio. Anzi, voglio fare una domanda, mi rivolgo ai miei ospiti, non è concordato. Io rispondo secco, no. Non si incontra. Ha già la domanda. No, tutti voi credete che non ci sarà questo incontro? Io penso che sarebbe davvero. Allora siamo alla porta. Non ci sarà. A questo punto ci peggio sarà. Pesaro è l'unico a dire che questo incontro ci sarà. Hanno fatto impallidire la vecchia Inter. Ricordo la vecchia Inter. No, voglio dire, io credo di sì, perché a questo punto saremmo davvero al di là del bene e del male. Sarebbe una pochade, una farsa. Siamo già proprio ai limiti estremi. Sei l'unico a credere. Ma no, ma chiedo anche ai nostri amici. Comunque, questo incontro.
ormai è prima l'incontro di Teano fra Vittorio Emanuele e Garibaldi. Intanto finirà nei libri di storia. Dai, dillo che lo scrivo, lo metto sul sito. L'incontro di Teano è stato meno laborioso quello fra Vittorio Emanuele III e Garibaldi. Perché, e dovevano fare l'Italia, non scegliere un allenatore. Anche perché uno ha detto molla lì e quell'altro ha detto obbedisco, sì, finito l'incontro. Solo che qui nessuno vuole più dire allora, obbedisco, neanche Galliani. Dobbiamo tenere aggiornati i nostri amici a casa, perché noi abbiamo ripreso poco fa la notizia di Sky Sport che diceva che la Roma sta cercando un'alternativa, ma daremo anche noi le nostre notizie, quelle in possesso del nostro grande esperto. L'alternativa della Roma, ci credi? Io? No, io chiedo te adesso. Se tu, io ci credo, io credo che... Per me è una mossa strategica. Io, la Roma dice adesso basta. Allora, o mi dici no. L'ho scritto, non so se a febbraio o marzo, che Laren Seedorf sarebbe stato l'allenatore del Milan, anche perché abbiamo alcune fonti nostre. Noi abbiamo detto auguri. Jacobone, le fonti tue, i ristoranti di Milano, cosa sta succedendo nei prossimi... È moscio. Ma lui è abituato a essere moscio. Alessandro. Tira fuori la zampata, guarda. No. Io sposo la teoria di Fachini, il matrimonio con la Roma è tra Allegri e la Roma si farà. E se è una questione solo di... Sì, di ma le notizie dei ristoranti, cosa succederà nei prossimi minuti? Nei prossimi minuti... Arriva il dolce. No, dai, diamo qualche notizia, una notizia. No, io... Dove sono questi qui adesso? Il piano qua. io vorrei attaccarmi alla notizia di Nicola che ha detto che... Nicola Schira. che ha dichiarato che Sabatini è ancora qui a Milano, non c'è motivo, visto anche il cattivo tempo, di rimanere qua a Milano a prolungarsi fino a domani. Ci sono altre trattative. Non ci sono altre trattative. La loro priorità è che il mercato si fa a Milano, non a Roma. Scusate, ma io tifoso della Roma. Io tifoso della Roma. Io mi imbufarisco di fronte a cose di... Allora, il signor Allegri mi sta tirando matto, mettiamola così, perché non ci vuole molto. La mia Roma mi tiene una Roma di rincalzo, no? E insomma, io vorrei, da tifoso della Roma, che la sua fosse una scelta. C'è un contratto. C'è un contratto in essere. Quello che tu non vuoi rispettare, il contratto. No. Tu hai il DNA del giocatore. No, il contratto vanno rispettati. Guarda che è stato nelle file del Monza nel 26, no? Nel 19-20. Ho giocato un anno nel Monza nella stagione 61-62. Però non figura. 62. Non figura. Sì. Ma quanti anni ha? Lui ha giocato... Sono del 43, fai il conto, insomma. E ho fatto un provino meraviglioso. Beh, 18-19 anni, quindi era un enfant prodige. Sì. No, io ero il più bravo infatti non l'ho preso. No, io sono... Cosa allora, questa cosa storia... giocavi, Giancarlo? Mezzala destra. E il Tosetto. Era un po' il Valarussa del passato. Io invito i miei amici, chi mi ha visto giocare e allenare successivamente, mandate questi diavoli di SMS. Poi veniva da fare una battuta a cattivissima. L'abbiamo pensato a tutti. Non dovete pensare mai. Allora, mi tirate proprio le... Io porterò il tesserino. Chi è che ti voleva il mausoleo? Io mi ha messo in un mausoleo ieri per sangue. Ieri, e io ho detto che volevo mettermi Cristian Pradelli come un capitello, come sai, un capitello corinzio. Tutto tra l'altro per vedere l'incontro. Tutto tra l'altro inizia da Monza, perché Galliani, no? Sì, parte Galliani. Tutto da lì, parte tutto da lì. E si arriva a Seedorf, Fido Braida. È l'ultimo padrone del Monza, è Clarence Seedorf. Cioè, il quale lunedì Galliani Seedorf, com'è il gioco della Barcherà Galliani ed Seedorf. Ogni minuto che passa, ogni giorno che passa. È la credibilità del Milan. È la credibilità del Milan, ma ancora di più il Milan stesso come squadra, non come dirigenza, ma come squadra, perché stiamo perdendo tempo. Sono da dire due cose. Una, Walter Sabatini sarà anche domani a Milano. E questo non vuol dire nulla. Non vuol dire nulla, ma può anche vuol dire, come settimana scorsa, che poi ci possono essere degli incontri segreti e, giustamente come accennavi tu prima, Fulvio, magari senza cronisti, telecamere che... immortalano tutto, perché poi si fa così l'incontro segreto, l'ha dimostrato ma Mazzarri. Ma qual è lo scopo di farsi vedere? Questo che non capisco. Beh, come Tevez, lo scopo è mettere più pressione. Scusa, però scusate, io sono un ingenuo. Allora, io ti dico una cosa. Di farsi vedere è chiaro. Metti io ti dico qual è. È chiaro, è una battaglia anche mediatica. Allora, io ti dico una cosa. E metti pressione. È una battaglia di posizione. Fra Galliani e Berlusconi. Ah, è lì che arrivavo. Fra Galliani e Berlusconi. Sì, no, è tutta sera che lo dico. Secondo voi, vi faccio delle domande, non ve le fa il conduttore, ve le faccio io. Allora, il discorso è questo. Sta smanettando lì su internet. Sto aggiornando. Vi chiedo questo.
Allora, esautorato diciamo, in diretta. I due, diciamo, Garibaldi e Vittorio Emanuele si sono incontrati non a teatro, ma in un ristorante. No, secondo voi... No, scusa, Vittorio Emanuele, togli il terzo perché è un errore storico. È uscita Vittorio la Emanuele, notizia. Scusa. È uscita la notizia sì. Che Allegri e Berlusconi si incontrano lunedì. Secondo voi Berlusconi ha telefonato durante quella cena che si incontrano? Lo sapevano già, lo sapeva già Galliani che si incontrava lunedì. È tutto un copione. No, non mi avete risposto. No, però Berlusconi ha telefonato nel momento in cui stavano cenando a Galliani oppure Galliani a Berlusconi per definire... l'incontro di lunedì proprio in quel momento lì ha chiamato Alfano magari lo sapevano già per cui io dico lo scopo di questa cena qual è? Ma Fulvio, ma la storia è molto devi fare un piccolo passo e farsi vedere al ristorante un passo indietro 18 maggio entro tre giorni decideremo il nuovo allenatore siamo ormai fra poco è giugno lunedì scorso ci sarà l'incontro ad Arcore Silvio parte per presidente Berlusconi parte per la Sardegna incontro rinviato scusa, giovedì, patetica scusa, giustificazione, le elezioni andate male. Perdonami se ti interrompo, vai. Ma hai detto la verità in questa frase. Allora, doveva esserci l'incontro e Berlusconi parte per la Sardegna. Per vacanze. Cioè, per vacanze! Lui che non fa mai vacanze! Ma è stressato. Ma no, ragazzi, come Moratti non va a parlare con i Lacchè... Con i Lacchè, non in vacanza. Berlusconi, se va in vacanza, dà il ben servito ad Allegri. Non ci sarà nessun vertice lunedì, non può essere. Allora, è finita in questo momento la cena tra Adriano Galliani e Massimiliano Allegri, riporta milannews.it, la cena è finita con sorrisi. Con l'amaro sarà finito. Secondo me con l'amaro Allegri tradizionale. Ce l'ha così da orecchio a orecchio. Alle 22.46 sono usciti sorridenti dal retro del ristorante, depistando i giornalisti che erano presenti da diverse ore fuori dal ristorante. Ce li hanno seminati. Dove vanno adesso, Iacoboni? In un altro ristorante? Non dico che andiamo noi. Te lo dirò più tardi, dato che questo ristorante è vicino dove abito io e questo le notizie e il gossip... È vicino alla zona Cairoli? Possiamo dire una cosa? No, è vicino alla zona Porta Genova. Allora, sia Nicolò sia Alessandro sono miei ospiti sulla mia macchina, quindi io vorrei essere, dico ai nostri telespettatori che se mi mettono un attimo anche a conoscenza di questi loro segreti, io faccio l'automedonte, ovvero l'autista, quindi sono disponibile a fare lo scoop, ragazzi, andare a cercare dove diavolo sono finiti Allegri e quello è Galliani. Automedonte ha rivelato che tutti a cena con Galliani e Allegri. No, noi adesso usciamo di qua, io prendo la mia biroccia, via Savona, carico sulla mia biga questi due signori, l'esperto di mercato. Ho capito un'altra parola. No, sulla mia biga. L'ho detto così. Carico sulla mia cosa lì, l'esperto di mercato e il non evoluto. E andate verso viale. No, e andiamo a Viale Cenisio, dove voglio verificare fino a dove arriva la loro credibilità. Ne va della loro credibilità, perché loro mi hanno promesso che sanno, non lo dicono qui. Per decenza o per, non so, perché non si può andare oltre, voglio verificare dove vanno a terminare. Dove stanno terminando la serata Vittorio Emanuele senza terzo e Garibaldi. E noi li troveremo, scaniamo. Se no, caro Giancarlo, andiamo in Corso Lodi dove c'è la dimora in queste ore di Walter Sabatini, prendiamo un caffè. Andiamo davanti. Ecco, 30 secondi, Jessica, leggimi per favore un paio di messaggi in chiusura di blocco. Sì, da milanista spero nell'arrivo di Seedorf e considerando che stima moltissimo Pato, magari manda via Balotelli, che anche oggi ha dimostrato di non essere da stile Milan. Totò da Como. Lì c'è stata una grossa polemica. Dopo la vediamo, poi Jessica. Sì, c'è. Se vi ricordate, anche con Tevez, Galliani fu fotografato a tavola e sappiamo tutti come andò a finire. Se fossi nei panni dei milanisti sarei molto preoccupato. Interessante. Va bene, credo che dobbiamo andare in pubblicità. Naturalmente i telespettatori che ci stanno seguendo sulle emittenti regionali, passate al canale 177 di Odeon oppure su internet calcissimo.com. Adesso Balotelli. Anche 914 di Sky. Di Balotelli. Sì, questo, magari... è di peso. In tutti i sensi. Sì, è di peso. Le dichiarazioni di Raiola di questo pomeriggio davanti alla sede del Milan di Via Turati. Eccole qua, Allegri ha fatto non bene, ma molto bene. Balotelli ha solo esposto il suo pensiero su di lui, con Allegri ha fatto più che bene, quindi Mario sa ciò che è attualmente, mentre non sa
ciò che potrebbe arrivare, ovvero Clarence Seedorf. Lui ha molta fiducia in Massimiliano allora, Allegri. Allora, ritorno a dire quello che vi ho già detto l'altro giorno. Più arrivano questi attestati di stima da parte di Raio, di Balotelli, di Ciarari, di Bontorino, tutti questi, e più infastidiscono Berlusconi. Questo sicuramente. Che più invogliano Berlusconi a cambiare. Perché questo è proprio quello che non piace a lui del Milan. Ma certo, sì, ma cosa vuol dire? Ma l'allenatore, non deve essere amico dei giocatori, non deve essere, poi, scusa, come posso dire, ma parliamoci chiaro. Non lo so, ma parliamoci chiaro. Ma non esiste. Ma chi è Raiola? Ma Cappello, secondo voi, era amato nello spogliatoio? Ascoltami. Andate a chiederglielo. Ascoltami. Ma chi è Raiola? Cioè, chi è rispetto a... Pensa se deve decidere Raiola chi... Ma infatti, guarda che qui le frasi sono state, se vogliamo, manipolate. Dimmi, perché Schira, se leggiamo le dichiarazioni, lui si è espresso in favore di Allegri. Allora, Schira, dimmi che qualifica c'ha. Dimmi chi è. Cos'è? Chi è? Allora, nell'organigramma del Milan è figura alla voce? Alla voce non c'è. Alla voce cosa? Qualcuno sussurra sia il direttore sportivo del Milan. Attenzione che il procuratore adesso... La qualifica, ditemi la qualifica. Ditemi dove è all'ufficio in via Turan. L'hanno intervistato perché gli hanno chiesto il futuro di alcuni suoi assistiti di casa Milan, come Balotelli, Niang, Salamon, eccetera. No, ma poi se vogliamo metterci il salame sugli occhi, nel sistema calcio di adesso, quindi non nella società Milan, i procuratori sono le figure più importanti, più influenti, e quelle che decidono il futuro delle società. E non ho per niente il salame sugli occhi, è appunto contro quello che mi sto scagliando. Ah, okay. Allora, domanda deliberatamente. Vi ricordate chi diavolo è Raiola per il Milan e perché, se fossi io, Berlusconi? Io, quel signore lì, lo farei stare più lontano possibile dalla sede. Ma gli serve molto, gli ha portato Ibrahimovic, ho capito. Servo di questo. E se io ti dicessi che invece, come ha già detto lui, uno dei motivi di dissapore peggiore tra Galliani e Berlusconi è proprio Raiola? Potrebbe essere. Vi ricordate quando improvvisamente è fiorito quello striscione che recitava? Io lo conosco da 20 anni. Se non ricordo male, rispetto per Allegri, improvvisamente, nella diretta sud? È rimasto scioccato. Rispetto per Allegri. I problemi sono altri, non tanto Raiola. Aspetta un attimo, Nicolò, rispetto per Allegri. Allora, una tifoseria che è passata con disinvoltura perfino sopra uno scudetto che gli ha regalato Allegri, no, improvvisamente, espone questo striscione, espone uno striscione sospetto, perché improvvisamente ci si accorge che Allegri merita rispetto? E chi è il grande suggeritore, non dico l'esecutore materiale di questo striscione, ma chi è, qual è la filosofia sottintesa a questa? È il signor Galliani che ha deciso di sposare la causa Allegri. Sei certo di quello che stai dicendo? Perché? Proprio di sì. Ti faccio una domanda, Gianca, te la faccio a te, però rispondimi brevemente perché altrimenti non... andiamo... Sì. Cos'è che spinge Galliani ad avere così fiducia in Allegri? Per le sue capacità che ha dimostrato, difendendo la sua scelta su Allegri, difende se stesso, perché in questo momento la sua posizione non è più quella degli anni d'oro. Se ci fosse Schira, allenatore del Milan, difenderebbe Schira. Difende prima se stesso e poi la sua scelta. Ah, tu dici. Quindi io, difende se stesso. Io, non è mai stato amato Allegri, l'abbiamo detto tante volte qui. Io tante volte qui ho detto, scusate, ma tifosi del Milan, vi ha regalato uno scudetto. Va bene, l'altra notizia che dobbiamo assolutamente dare nel corso di questa diretta, anzi sono due perché sono arrivate delle dichiarazioni davvero forti da parte della Valle pochi minuti fa alla 7. L'altra notizia, Nicolò, riguarda proprio Balotelli. Perché oggi un pentito nell'ambito di un'inchiesta legata alla Camorra, quindi situazioni decisamente importanti, gravi e serie, ha dichiarato: Mario Balotelli spacciò droga per scherzo a Scampia. E qui non scatta il codice etico, lo facciamo scattare per Osvaldo. Alle quali Balotelli è intervenuto in sala stampa rispondendo in maniera piccata: è una bugia, io odio la droga, vergogna nei confronti di questo individuo, si usa il mio nome solamente per fare... Ecco, una vicenda molto delicata e vi chiedo veramente... Allora, in modo delicatissimo, Balotelli deve rispondere
in modo convincente di fronte a questa accusa. Sarà sicuramente chiamato. Perché non si può liquidare il tutto con una battuta in conferenza stampa. No, Se è una calunnia, è una calunnia vergognosa. Chi ha portato ed è quello che ha scritto Balotelli deve suo, essere punito. E quindi io sto con Balotelli, ma magari un po' criticamente potrete dire, ma in sostanza Balotelli spero che abbia la maturità e l'assistenza in questo caso che gli è dovuta, perché questa calunnia non faccia un solo passo in più, non vada avanti di un solo centimetro, perché qui sulla droga, su certe cose, non si può scherzare. Quindi questa volta non è una balotellata, una presunta balotellata, questo è un argomento troppo serio. No, la cosa misteriosa in tutta questa vicenda, qua facciamo cronaca, non vogliamo entrare... È un tweet cancellato. Facchini, perché allora, com'è andata la giornata? Questo pentito di Camorra ha detto Balotelli per scherzo si sarebbe messo a spacciare droga nel quartiere di Scampia durante un soggiorno a Napoli negli anni scorsi. Balotelli, appena letto questo dispaccio di agenzia, ha twittato: usate il mio nome soltanto per fare audience. Poi pochi minuti più tardi, è debole la risposta, il tweet l'ha cancellato. È stato deciso, è molto più da quarto giaro il Tony del tweet era pieno di parolacce, però molto efficace, pieno di parolacce, era pieno di parolacce ma molto efficace. Allora era meglio il primo, al di là della cosa ha scritto in questo tweet, dimmelo. Ha detto prendo nel pippiripipi che hanno fatto tutti, avete detto che sfaccio droga, avete detto che vado a puttane, avete detto questo, era più genuino questo. Infatti mi è piaciuto. Solo che era più vero. Prendo in quel posto. L'ha scritto lui? Sì. Vergognatevi. E poi l'hanno edulcorato. Con un tweet. Smettetela di fare il mio nome solo per fare devi denunciare. Facendo la crasi tra le parole odio e le parole. Scusate, ma lì non è possibile, voi che siete tecnologici, risalire agli autori di certi tweet. Secondo quello che girava in rete, che peraltro va verificato, era abbastanza un po' troppo netto questo tweet, è comunque da attribuire magari ai 20 anni di Mario, comprensibile questo tweet. Stato Mario, credo che sia stato invitato dalla società a cancellarlo. Immaginiamo. Perché nella forma frase, era violento? Aveva un'ultima frase piuttosto stupida. Perché delle tendenze sessuali è la reazione di uno che viene accusato di un delitto, di un reato, ma fa un errore tremendo. Ho mandato i miei legali per questo. Ma non è che si risponde in modo così intelligente a volte. Sì, però è anche giusto. A un mio legale la tutela. Ma io capisco che risponda ciò che è stato. Che risponde però anche che si alimenta dei tweet dei giocatori di queste notizie, perché ormai purtroppo tutto questo a livelli di internet e comunicazione diretta con i diretti responsabili, che hanno tutti un account, è pericolosissimo. E questo è l'altro lato della medaglia, quindi bisogna anche, io ho apprezzato di più la giunità piuttosto che le frasi ipocriti di molti giocatori. È stata un'accusa grave, perché poi mi si deve spiegare come si può simulare uno spaccio. No, perché tecnicamente un personaggio famoso come Balotelli può arrivare a simulare uno spaccio? Hai ragione, ma mi chiedo di più. Perché qualsiasi fattone, anche il più fatto, lo riconoscerebbe. Certo, quindi non capisco come possa arrivare a simulare uno spaccio. Questo sarebbe un episodio altro, diverso rispetto a quello già famoso che è arrivato, ha avuto l'onore di dire le cronache. Quando allora attraversò Scampia, forse il braccio o in compagnia di un camorrista. Credo che sia lo stesso giretto. Quindi non so se è un altro. È un frangente di quel giretto, così come viene raccontato dal pentito di Camorra. Non gode della mia stima, nel senso. Lo dice lui, sarà assolutamente falso. Piccola nota. Veloce. Ma perché ti cacci sempre in sti casini? Ma lo mettono giù. Stavolta no, eh. Ma ho capito,
Allora, non credo, con tutto il bene che voglio a Iacobone, non credo che Iacobone sia mai stato vicino ad una persona che riguarda lo spaccio di droga. Ma io sono cresciuto a Quartogiaro 25 anni. Ma Quartogiaro è conosciuto. Ho capito. Sì. Ma il motivo in più per cui lo credo è lui che ha vissuto a Quartogiaro 25 anni e non è mai stato tirato in mezzo da un delinquente. Ma non è un famoso come Balotelli. Ma che prima del casino dei non evoluti nessuno sapeva neanche la mia faccia. Ma meno male. Allora dico Pesana, visto che lui è un anche tu. Prendi me con le spalle grosse. Chi non desidera essere tirato in mezzo in queste situazioni, non ci si fida. Secondo me non in questa circostanza, in altre sì, perché si è messo lui al centro, perché se ti metti a tirare le freccette ai ragazzi del settore giovanile, se vai al centro spari con la scacciacani. Ma qui no. Dobbiamo andare in pubblicità con le bordate della Valle nei confronti di John Elkann, tra poco. Anna deve fare una bella ripassata di storia, Giancarlo, no, dai. No, io ho detto Vittorio Emanuele. Vai, Jessica. Informate Besana che a Teano Garibaldi non incontrò Vittorio Emanuele III, bensì secondo. No, corretto subito. No, ha detto terzo. Mi sono corretto, ho detto terzo e poi ho detto, guarda, c'è la registrazione, mi sono accorto subito da me e ho detto Vittorio Emanuele, tirate via il terzo. No, ma guarda, l'ho detto Besana testualmente. Si può criticare nell'abbigliamento, nel fatto di per uno che è arrivato che primo in campionato arrivando terzo si può che di calcio magari, eccola qua, la scarpa di Giancarlo, esclusiva, di Giancarlo Besana col calzino bianco. Se qualcuno trova adesso capisco Mengoni. Arrivati il Mengoni di prima lo capisco. No, però sulla cultura con coccodrillo finto della lavagna. Io ho avuto anche allievi prestigiosi, no? Oriani, Marzorati, io ne ho avuti così. Ascolta, ma no, io in effetti avevo preso... Scusa, dove l'hai preso? No, perché... E poi, oh, vai, inguardabile. No, prima che lo arrestano. No, inguardate il calzino. Non è... No, vabbè, ma dai, siete ma Bezzana. Lo faccio mettere. Gianca, mettere. Allora, ascolta, ogni volta facciamo questo teatrino qui. Te lo faccio inquadrare perché non è... Adesso, l'altra sera c'era un'altra Jessica, e poi chi c'era ancora? Valentina. E mi hanno approvato... all'unanimità il mio look. Comunque, ristorante... giovanile, non giovanilista, che è diverso. Volevo dire intanto che sono qui sul trespolo che mi sono accorto per primo io da me, da solo, che ho detto Vittorio Emanuele terzo e poi ho detto no, Vittorio Emanuele, non ho detto secondo, ho dato per... Dove l'hai presa? Dalla bancarella? Queste scarpe le ho prese a Creta. Allora se voi siete dei provinciali, comunque c'è da dire scarpe che di Creta. Al di là di questo c'è da dire che Giancarlo purtroppo non ci fa linguaggio del corpo nel ristorante dove dobbiamo andare dopo la puntata con Alessandro non penso abbigliamento inadeguato. Io credo che se c'è uno che entrerà in questo ristorante sarò io, innanzitutto perché sono, come dicevo prima, l'automedonte e senza di me l'automedonte. No, ma c'è il butta fuori, il problema non è mio, io ti faccio entrare anche in io con il butta fuori ho sempre avuto un grande rapporto. Prova ne sia che a Pisa sono tornato con un enorme livido perché c'era una specie di armadio con la Pisa coda. Pisa-Monza la finale, sì. Quella che vi hanno Pisa-Monza rubato. Pisa-Monza finale, sì, che mi hanno rubato. Io da lì ho odiato, virgolette, tra virgolette, il Pisa, non Pisa. Va bene, dai, torniamo seri, ritorno pure a posto con questo abbigliamento. Prima, ringrazio comunque, guarda che telespettatori abbiamo noi di cultura, ringrazio questo telespettatore che ha colto la mia gaffe, peraltro subito rimediata da me stesso. Telespettatore di grande cultura. Jessica, un paio di messaggi. Busca miseria. No, perché è a molla. Sì. Dai. TV. Angelo da Trezzati invece scrive a Fulvio Collovati: Sidorf e Maldini sono troppo ingombranti per Gagliani, ma in sua difesa è sopraggiunta la dottoressa Barbara Berlusconi, che in questi ultimi anni ha potuto apprezzare le doti manageriali e politiche del nostro amato Adriano. In realtà Barbara Berlusconi sta con dalla parte di Sidorf e Gagliani. Bravissimo. Di Sidorf e Maldini, lapsus freudiano. Bravissimo. Gagliani dall'altra parte. Quindi Gagliani in difficoltà. Poi Jesse ancora. Poi ancora scrivono: sono passati i Moggi, passeranno anche i Gagliani. Sì. Questa situazione fosse capitata in casa Inter, invece in casa Berlusconi è tutto ok. No. Va bene, dalla fronte milanista a quello juventino-fiorentino, perché sono arrivate poco fa Nicolò. Abbiamo le dichiarazioni, le bordate a servizio pubblico, una trasmissione della 7 da parte di Diego Della Valle nei confronti di John Elkann.
Certe volte avere un determinato cognome non significa saper far bene le cose a prescindere, anzi. Mm. Lo dico per rispetto di tutti i ragazzi per bene che non riescono a trovare un impiego, ma John Elkann è tutt'altro che un fenomeno, è un ragazzino che sembra non aver capito che è cambiato il mondo. Ma perché tanta acrimonia? Da cosa è stata determinata questa, questo, per questa uscita di Della Valle? Jovetic. Non può essere a freddo. Jovetic. Non penso per Jovetic. No, no, non c'entra niente il calcio. Sono questioni politiche, sono questioni politiche. C'entra la Fiat, c'entra il patto di sindacato di RCS che ragazzi, lui non si sta discutendo proprio. No, lui si è ritirato recentemente, vabbè, dalle mosse, appunto. Sì, ha ragione, ha ragione. È un fatto tra, diciamo, imprenditoriale, sì, quello. È un conflitto imprenditoriale, non c'entra il calcio. Anzi, scusami Alessandro, se dovessimo rapportare a quello che è successo a inizio stagione, il caso Berbatov e tutto, non avrebbero dovuto nemmeno guardarsi in faccia per iniziare una trattativa con Jovetic. Invece pare, beh, i due club non l'hanno iniziato, adesso hanno mandato avanti, a quanto pare invece pare che vada in porto, ragioni politiche, posso, sì, infatti. Vai. Posso confermare, perché in queste serate tra le trasmissioni sportive vedo anche i talk show politici che parlano dell'economia del nostro paese e dei problemi della disoccupazione, ed è stato invitato Della Valle, che anzi era in collegamento ancora da Hong Kong, perché era ancora da Hong Kong, sì, e parlava del fatto che le aziende italiane debbano investire sul territorio e non prendere i contributi statali e poi delocalizzare. Si parlava di Fiat, è una sassata la Fiat. Sì, era un discorso politico molto più ampio. Prende i contributi statali, poi investe e poi delocalizza. Delocalizza, e di questa polemica ha ragione Alessandro. Questa polemica l'aveva già fatta i Della Valle, l'avevano già fatta, perché la polemica poi l'ha fatta calcistica, l'ha fatta col Milan dopo il 2-2 e dopo soprattutto gli episodi di domenica che hanno determinato domenica scorsa il passaggio del Milan in Champions e ha bocciato la Fiorentina. C'è stata polemica calcistica lì, quella di stasera è una polemica di carattere politico-economico. Ma che c'entrava la Juve in quelli? C'entrava il Milan, no? La polemica calcistica l'hanno già fatta domenica. Questa sera non credo, adesso io non ho visto la trasmissione, non credo che chiamare Moccioso, Monello o qualcosa del genere, un Moccioso John Elkann, non è per motivi calcistici, hai ragione tu, RCS. Diciamo che se ti chiami Elkann profumi un po' di più di me, nel senso che hai più facilità ad accedere a certe cose, sì, se sei figlio. Ma di perché tu dovrebbe Della Valle accanirsi contro il presunto, tra l'altro poi lui ha anche la facilità di carriera, ha anche un grande orgoglio da self-made man, Della Valle. Sì, vi confermo comunque che le tematiche erano proprio di stretta attualità politica. Infatti, no? C'è stato un commento da parte di un'amica di Fulvio, ovvero Paola Ferrari, che dice: io Della Valle lo voterei fin da subito. L'avevo già sentito. No, penso che abbia twittato seguendo la trasmissione. Lo invitano spesso, infatti, a servizio pubblico, e quasi sempre siede dalla parte, non dalla parte del centrodestra. Chiudi Facchini, che poi abbiamo le quote better, attenzione. Vai, però. No, c'è anche da dire che quasi mi quieto e andiamo verso le quote better. Forse è meglio. Questo però, dai, vediamo le quote better per cortesia. Vorrei far notare che la proposta di better, la volta scorsa avessimo giocato la proposta better con una lieve variante, avremmo vinto dei soldini. Solo che non lo facciamo. Cioè better ci azzecca con le proposte. C'era una cosa svizzera lì, c'era anche il Vadus che io ma era controllata se c'era quella partita? Sì. Ah, c'era, perché tu hai detto che non c'era? No, l'ho anche giocato. Stefano, vatti a risentire i pronostici di Lazio Roma. Hai beccato. Vatti a risentire i pronostici. Ma noi non giochiamo mai. Hai anche quello? Il dramma è che noi qui non seguiamo i nostri esperti di better. Allora facciamo così. Vanno corretti magari in una... Segnatevi questa proposta. No, non di Lazio Roma, scusami, di Bayern di Monaco con Borussia. Tutti hanno detto il fenomeno là, Nicolò Schiva vince il Borussia, due gol Lewandowski, lo ricordo perfettamente. Sì, ma avevo detto con una motivazione, però io dissi 2-1 il Bayern di Monaco. Dissi, perché altrimenti Guardiola, se Agnes fa il triplete, cosa ha da fare? Tanto che Francesco disse, c'è sempre scusa, trova sempre scuse. Nei confronti di Guardiola. Ma allora, alla fine la proposta di Vettel è questa, vittoria del Göteborg, il pareggio tra Bohemian e Drogheda, la vittoria del Bray contro il Mervi United, la vittoria del Finn contro il Wexford
Rashford, che è in buon momento di forma, tra l'altro. Sì, no, sta benissimo. Quelli e la vittoria del Bordeaux e l'acqua e bianco, l'acqua e bianco fa benissimo. 380 euro, segnatevi, perché Besana ci conferma che gli esperti di Better sono esperti bravi, di fatto, molto bravi. E le azzeccano. E a volte con la mia piccola correzione diventano perfetti. Giochi su Better? Sì, sì, io spesso gioco con le proposte qui, io le seguo. Magari poi metto un list da dove loro mettono un uno. Ma anche noi sto cercando di spingere Besana a prendere l'applicazione, perché io ce l'ho a mettere sull'applicazione del mio iPhone, lo sto spingendo, no. Ma lui ha ancora un cellulare. Ma su Nokia 3330 non girano le esatto. Fulvio, io Nokia 3330. Settimana prossima un amico di Fulvio Colliovati come Carlo Osti sarà a Milano per incontrare il Milan e chiudere l'affare Poli, indipendentemente dalla situazione di Massimiliano Allegri. Complimenti all'Inter, che aveva era Poli un grande in casa. Sponsor di Poli, però Poli potrebbe arrivare al Milan anche con un altro allenatore. Me lo si fai? Dovrebbe chiudere 5 milioni più la metà di un giovane. La Sampdoria vuole a tutti i costi fossati il Milan. Dai, dammi l'ultima delusione. Dai, mandami a letto nervoso. Sì. Cerci non andrà davvero al Milan dopo che io qui l'ho sponsorizzato per Cerci mesi. Cerci piace a tante squadre, il Milan è molto interessato, ecco. Però Cerci ha un carattere particolare, bisognerà parlare con Bisognerà parlare con Sergio Berti, procuratore abbastanza ruvido col quale non è mai facile trattare, infatti è stato uno dei pochi a saper gestire per tanti anni un certo Bobo Vieri. Andiamo in pubblicità tra poco. Toir, regalo. La nostra ultima notizia, Besana a caccia di Gagliani questa sera, se sì, non trova Gagliani al limite andrà in viale, ma è viale Cinisi o Fulvio? Il viale? No, monumentale, monumentale, le amiche di Giancarlo, zona calda e monumentale, ci dice Fulvio. Anzi, gli amici, neanche negli anni d'oro del Putantur facevamo queste cose. Anche negli anni l'avete fatto tutti. Tu? Non fate finta, l'avete fatto tutti il Putantur qui, no. tutti. Guarda, fanno tutti le verginelle qui. Fanno le verginelle. Veramente quello non si chiama il Putantur. A me la prima volta io appunto questa la prima volta mi hanno portato invece in un'altra dimensione conoscevo. Quando ti io, ragazzo di provincia, non mi orientavo perché non mi mancavano i riferimenti. Quanti anni l'hanno portato per la prima volta? Lì si è svezzato a 32 anni. No. Va bene, dai, chiudiamo con il trash. Grazie Giancarlo, ci ritroviamo domenica se tutto va bene. Grazie alle scuole. Alessandro Iacovone, Francesco Facchini, saluto ad Ariane che ci segue da Montreal. Assolutamente. Me l'ha comunicato via Fulvio Colovati. In streaming. Salut Ariane. Ciao Ariane. Ciao. Il nostro Nicola Schina. Ho la foto del nuovo patron dell'Inter che va in porto da Trani. Jessica Facchini, grazie Jessica. Grazie a voi. Ci ritroviamo domenica 22:30 con tutte le ultime alla vigilia del vertice di Arcore, se ci sarà. Piano.